Radio Cigliano presenta Dopo cena con quattro chiacchiere con tanti ospiti e la loro musica. Benvenuti, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. È giovedì 13 luglio 2017, sono le 21. Siete a Dopo cena con, la trasmissione del giovedì giovedì sera ormai, perché sono le 21. La trasmissione che vi fa sognare, perché soprattutto fa sognare me, perché dopo una bella giornata di lavoro, anche per lui devo dire la verità, ma una bella giornata di lavoro, io mi riposo un po' perché finalmente ci sono gli amici che fanno i mattatori al posto mio. E questa sera accanto a me è seduto, lo vedete se siete su Facebook, Massimo De Ambrosis. Dov'è? Sei tu! Che bellezza! Come stai? Stanchi, distrutti, disdevastati, sdrumati. Ho fatto fresco. No, poi bellezza. Con questa temperatura te dovevo invitare. Io te dovevo invitare a gennaio, a te. Sì, veramente. Sì, sì, col freddo. Noi facciamo la trasmissione. Noi a gennaio facciamo la trasmissione con le finestre aperte. No. Cioè, tu renditi conto che bel calduccio che c'è sta qua, fantastico. Che è fantastico, veramente. Eccezionale. Allora, benvenuti, se siete sulla radio ci ascoltate, ascoltate anche le canzoni pulite perché non le copriremo con la vostra voce, ma se volete vedere che cosa succede nei fuori onda, essere sempre collegati con noi in perituro, senza mai perdere un grammo della nostra diretta, che cosa dovete fare? Andare su Facebook, pagina Radio Cigliano, lì ci trovate e a questo punto iniziano una serie di piccoli suggerimenti che vi do. Il primo, quello di condividere sulla vostra pagina Facebook il video che state vedendo, perché più siamo, più ci divertiamo e più cazzeggiamo insieme, quindi mi raccomando, stracondividete. Poi a un certo punto insieme a Massimo vi ringrazieremo per queste belle condivisioni che ci fate. La seconda è che c'è un WhatsApp 328 79 48 796, lo vedete anche qui sul serpentone che striscia. Che cosa ci potete fare oltre che pulire qualche altra cosa? Potete mandarci i vostri controselfie. Che cos'è un controselfie? Una vostra foto, perché così mentre parliamo con voi, che siete già tanti e vediamo qua tutti i commenti che scorrono sul mio iPad, mentre parliamo con voi possiamo vedere la vostra faccia e mandarla in onda, quindi la manderemo assolutamente a video. Mentre più tardi a un certo punto io e Massimo ci faremo un selfie di giornata, come le ova di giornata. Speravo tu spaghetti, vabbè. Beh, quelli guarda, potremmo attrezzarci perché questo si chiama dopo cena, ma sì. Tu hai cenato? No. Neanche. Che dopo cena? Scusa, ma queste cose sono in diretta? Queste sono in diretta, le vedi anche qua. Qua le vedi, ma c'è un Sergio Lucchetti, fantastico. C'è un Sergio Lucchetti. Io adoro Sergio. A chi cazzo l'hai rubata quella la maglietta? Bravo Sergio, hai capito tutto. Noi vi manderemo il selfie di giornata, per averlo dovete farci richiesta. 328 79 48 796 è il WhatsApp, lo vedete anche scritto qua sul serpentone, quindi non vi potete assolutamente sbagliare. Ho fatto tutto sto bel cappello, guarda quante faccine ti stanno mandando in onore tuo, perché che la bello. Serata non le vedo, poi perché sono cieco completamente. Ma tu non vedi manco con occhiali? Zero, proprio, sono completamente una talpa. Ma come si fa? Ma non lo so, ti riconosca odore a suoni. Senti un po', ma questo è il bello di andare avanti con l'età. No? È bellissimo. Il mio scopo è riuscire a diventare completamente sordo e cieco. Così vabbè. Sono giustificato a non sentire nulla e a non vedere nessuno. Quindi è figata, è assoluta. Vabbè, d'altronde, il bello di andare avanti con l'età, come dicono tanti, è raccogliere esperienza, avere quel bagaglio che ti porti dietro. Tu che ne pensi? Non lo so, guarda, non ero preparato a queste domande così difficili. Mamma mia. Allora sappiate, ma detto, sai, vai su Radio Cigliano. Perché l'hai chiamata Radio Cigliano? Non capisco. Allora, perché mi era venuta Radio Azzurra, Radio Fresca, Radio Vattene a Pesca, e ho detto che palle. Ho detto vabbè, senti, Radio Cigliano famo prima. Così si capisce chi è comando, sì, capito. Bene. Si capisce di chi è di l'editore, chi è la radio. Di chi è la radio. Allora, siamo qui dopo una bella giornata di lavoro, in una bellissima giornata qui a Cortina d'Ampezzo, si sta con 5 gradi meravigliosamente, no? Siamo sì, favolosi. 5 gradi che? 5 gradi in più di quello che serve per vivere. Siamo oltre la sopravvivenza. Gradi. La sopravvivenza ai limiti della sopravvivenza. La sopravvivenza non è garantita, sappiatelo, veramente siamo completamente distrutti. Senti un po', c'è tanta gente che si è collegata in questo momento, ma salutiamola. Marianna, Laura, Cristian, Carmine, Angelo, Roberto, c'è anche Giovanni, Sergio Lucchetti l'abbiamo sentito, c'è anche Marco, Federico, Claudio, c'è anche Sasha, Vincenzo, Jack Venturiero, Jack. Che bellissimo nome. Jack. Francesco, Michele, grazie di essere qui. Ricordatevi, siamo su questa telecamera adesso, ricordatevi che c'è Massimo De Ambrosis, quindi io non c'entro niente. Io.
tocca a lui e fatelo, fatene carne di porco, perché carne di porco, beh, più porco di così, beh, perché invece siamo veramente due magroni, beh sì, due magroni veri. Allora intanto come va? T'ho catapultato qua in un universo un po' strano. Allora, io ho scoperto che Alessio è un genio, sono entrato qui dentro, ci saranno 8 miliardi di roba di tecnologia, telecamere, monitor. Io lo invidio molto, perché poi io sono anch'io un animale tecnologico, però appena sono entrato ho visto tutto questo, ho rosicato. Gli sono brillati gli occhi, sì, devo sì, dire ho rosicato, la verità. Ho detto, che poi è una cosa piccolina, dai, non è niente di che. È bellissimo, dai, ma è stupendo. Se poi tu calcoli che fine... Ti diverti, ma da morire, ma altrimenti... altrimenti capisco la filantropia, ma fino a un certo punto, no? Mi diverto proprio da morire. Tra l'altro io ho sempre detto, questo è un po' quello, per fare una cosa del genere, fino a 5 anni fa, dovevi andare a Via Asiago? Sì. No? Dovevi andare a RTL, dovevi andare a... Ma mo se va a Via Asiago... No, c'è niente. C'è niente. C'è stanno i ragnatele. Ci sono fregati pure i microfoni. In effetti è vero. E come diceva Gianni Bersanetti, che ha fatto lo speaker per la radio, per la strada a Via Asiago tanto tempo, sì, negli anni 80 c'erano 2000... implementazioni, erano sì, all'avanguardia, sì, sì. Sono rimasti agli anni 80. Sono rimasti a quello, sono rimasti al beta. Sì. Non è solo al beta, una è entrata un'altra, ma il Produzzo ha fatto. Okay. Oddio. Produzzo. Non gli hanno fatto il passi al Produzzo, no, l'hanno lasciato fuori. No, sì, poi vabbè, se parliamo no, dei passi. Dai, scherziamo. Dai, scherziamo, dai. Però insomma. Ma è Carlo bello. Profumo dice: due generazioni. Poi pure tu l'hai fatto che scemo. E certo, io non ho lo sapevo. Io ho fatto il Kenshiro, quello originale. Ma davvero? Il primo. Non lo sapevo, ma è bellissimo. Abbiamo... Fantastico. Allora, signore e signori, questa sera, se non vi bastava un Kenshiro su Radio Cigliano, ce ne stanno due. Ce manca Scattorin e facciamo la triade. Aspetti, scusa. Allora, tutti quelli che mi sai, quando ti fermano per strada, dicono, ah, Kenshiro, poi c'è Kenshiro, no. Ti chiedono di fare... Io non l'ho mai fatta. Manco io. Era originale. Originale. Dicevo, no, aspetta, scusa, aspetta, aspetta. Io l'ho fatta nella prima puntata. No. Perché hanno detto, no, doppiamo tutto. Ho detto, vabbè, che problema c'è? Hai fatto tanto. Entri in sala che sa il cazzo, lo sai come funziona, no? Sì, entri in sì. sala, dici, vabbè, questo è un po' grosso, in effetti. Ne faccio tre, nella prima puntata c'erano tipo tre, una cosa del genere. Ma non è che incolla una figura, no, non no, si no, faceva no, all'epoca tutto, dietro. Tutto col magnetico, un casino, si doveva fare tutto quanto. Quindi faccio i primi tre, alla fine del turno ho detto, voi siete scemi? 160 puntate in questa maniera? Voi siete matti? Guarda, anch'io al primo turno hanno tentato di farmelo fare. Ma poi lo fa benissimo lui. Fatto, signori, è finita la voce. Abbiamo finito. Siccome poi devo doppiarlo. Sì, infatti. Quindi decidete già, che già devi essere aggressivo a doppiarlo, infatti. Capito? Poi se improvvisamente decido, vabbè, prendiamo l'originale. No, vai, che poi ripeto, lui il doppiatore originale lo fa benissimo, è un genio. Ma anche le parti in giapponese fa benissimo. È bravo. Ma perché non lo sottotitolate? È vero. Quindi insomma, avete due Kenshiro a disposizione. Al prezzo di uno, quindi tirate fuori le domande perché ci stiamo divertendo. Allora, vediamo che cosa hanno scritto, perché io mi sono perso. Allora, Massimo, c'è un rifacimento domani alle 7:30, no, d'aspetto da parte di Michele. Ti adoro Michele, sei fantastico. Allora, due generazioni di Crescino. Ma io lì sono andato a fare delle cose alle 7:30 di mattina. Lo so. Alle 7:30 di mattina. Io ho un selfie con Alessandro Rossi. Lo so pure io! Alle 7:40. No, lui mi aveva detto alle 7:30, sono arrivato alle 8. Ho tardato mezz'ora. Sei pazzo. E ho tardato pazzo. Proprio, cioè io ero convocato alle 7:30. Scusa, sei partito da casa tua alle 4:05. Sì, ma la sera prima. Io ho preso un bed and breakfast là vicino. Per ti andare al turno. Ti ricordi quando si diceva, non so se è leggenda, che Gianni Musi, una volta che doppiava con Fede, si prese un van e si mise a dormire fuori dalla sala? No, questa non la sapevo. Perché Fede era tremenda, no? Era tremenda. E pare che ci lui arrivava tardi. Poi lo conoscevi Gianni, no? E quindi a un certo punto era preso un van, un furgoncino tipo Volkswagen, una cosa di questo tipo, e dormiva nel furgoncino davanti allo stabilimento, davanti alla porta, e chi passava aveva tassativamente il dovere di svegliare Gianni, andiamo a prendere caffè. Capito? Meraviglioso, bello, eccezionale. Quindi due generazioni di Kenshiro uno a fianco all'altro, ma per me la voce di Massimo in tema di anime sarà sempre quella del grande professor Onizuka di GTO. Onizuka, se no poi domani ti bucano le gomme. No, sicuramente hai ragione, correggetemi se sbaglio.
perché... Correggetemi. La sua caratterizzazione italiana del personaggio è stata a dir poco magistrale. Parlaci di GTO. Ah, GTO è un anime molto, molto, che quando l'ho doppiato ero molto rilassato, perché è uno squilibrato mentale, sì, che parlava, diceva, tra le 4.000 e le 7.000 parole al minuto. Ah, quindi uno, sì, di quelli cambiando, sì, sì, cambiando continuamente le cose. Per cui l'unico punto dove mi fermavo era quando prendevo fiato io, sì, non il cartone. Tu dicevi, perché lui ci fermavo qua? Ecco, allora fermiamoci qua e poi riprendevamo da lì. Dopo ste 9 righe che ho fatto, sì, ci fermiamo? Tu 9 righe, poi eri morto. Ok, adesso continuiamo da qua. Era una pausa ogni anello. No, era bellissimo. Comunque era divertente, il personaggio era divertente. Uno dei pochi che manga che mi sono divertito. Senti un po', ma tu come ti trovi con gli anime? Nel senso, a te il... Non respirano. No, quello no, ma non a lavorarli, proprio concettualmente, il media anime giapponese, come lo vedi? Allora, io ho un grosso limite, non li capisco. Io non li capisco. E io ho bisogno di qualcuno che mi spiega, sai, vedi quella gocciolina sulla fronte? Significa che è stressato, che è impaurito. Sì. Vedi che c'ha la doppia righetta? Io, ma quale doppia righetta? Io già non ci vedo. Io sono un vecchio signore, come dico io, una vecchia pantegana da leggio, ma posso guardare la doppia righetta? Perché magari gli hai fatto un sorriso per farlo. No, lo vedi che c'ha la doppia righetta, no, ma la faccia, qualcuno me lo spieghi, io faccio quello che mi dite di fare. Sei assolutamente ligio a quello che non, te è, viene non è per la mia generazione. Ma tu non li seguivi da ragazzino? No, io sono arrivato a Gig Robot d'acciaio, quelli dei robot, sì. Eh sì, ma poi mi sono fermato perché poi non ne ho visti altri, perché poi li facevamo, quindi era anche un po' complicato, era anche un po' complicato vederli. Però insomma è una delle domande che ci fanno spesso, perché ci sono molte, c'è anche Stefano, ciao Stefano, e anche Massimiliano, Luca, c'è anche Valeria, c'è Cinzia e c'è Michelangelo, Andrea, grazie ragazzi di essere con noi. Allora, per favore, puoi dire alla Chandler, oh mio Dio. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Chandler è stato veramente, sì, uno step. Sì, sì, secondo è stato me, uno step, vero? Però io vorrei parlarne dopo, perché nella perché c'hai una sorpresa. Esatto. Nella scaletta musicale c'è una cosa che è riferita proprio a quello. Scusate, io bevo perché sono disidratato. Perché fa fresco in questa stanza con tutti. Tra l'altro, quante righe hai fatto oggi? Non lo so, lasciamo perdere. Lasciamo perdere davvero. Poi ultimamente se ne fanno anche di più, quindi siamo anche un po' massacrati da questo. Mi dicevi che sei molto tecnologico, ma con i social non sei un grande fruitore. Non lo so, questo è il mio grosso limite. E probabilmente, non lo so, forse ho paura. Anzi, io mi piace lo puoi dire proprio? Che qualcuno mi spiegasse la bellezza del social. Io sono una persona... estremamente riservata. E quindi non amo condividere con chiunque le mie cose, ma solo con poche persone, e probabilmente quella è la mia paura del social, che chissà che effettivamente vedo che i miei figli che ci stanno dentro, e io non gli ho mai messo limiti assolutamente su questa cosa, però probabilmente io ne sono spaventato. Beh, sì, anzi, mai entrato sul social. Eppure poi vivo di 12.000 app, cose, telefonini, tab, cioè di tutto, le uso. Tu sei uno di quelli che quando è arrivato il computer l'hai visto come una figata. Ma amore mio, io ho cominciato col Commodore 64. Io con lo Spectrum 48. Quindi stavo là, che era una cosa imbarazzante. Ma sei anche un gamer, tu? Ti piace giocare? Guarda, prima un pochino sì, adesso gioco meno, però ogni tanto mi piace. Ogni tanto ti piace? Non mi piacciono molto i spara-spara, molto questi troppo veloci. Tipo le quest ti piacciono, quelli che devi cercare oggetti, devi aprire porte? Sì, quest era un gioco in scatola, io ci giocavo proprio da ragazzo, era un gioco che facevamo proprio le pomeriggiate, capito? A giocare a cercare cose, trovare indizi. O Risico, certo. Erano questi. Risico? Tu sei un risichista. Allora... Ora che lo ma so, io sono Axis and Lies, altro che Risico. No, vabbè, no. Ho vabbè. Passato delle domeniche con Simone Mori e altre persone a fare partite infinite fino alle 4 di notte. Ma che figata. Ci no, Risico il pomeriggio si uscì alle 4. Risico mi interessa perché io sono uno di quelli che faceva, vabbè, da amici facciamo una partita, che ne so, un'oretta e mezza a Risico. Se cominciava alle 9 di sera, alle 10 di mattina stavamo ancora là. Perché se non c'era quello che vinceva, col cazzo che chiudevamo, capito? No, non ci si arrende. Ogni tanto c'erano i genitori che scendevano e cepiavano il tabellone e ce lo chiudevano. Sì. Perché dicevano basta, avete rotto. Bello, bellissimo. Dai, i giochi di guerra a me piacciono. Infatti sono
gli unici che ancora faccio sul PC a casa, faccio dei giochi strategici militari, perché non sono di quelli che devo sbrigarmi, sono uno che vuole concentrarsi sulle cose. A me quello mi dà fastidio, quando c'hai 30 secondi per uccidere quello. No, aspetta, io voglio avere tempo, ma a posto, semmai, capito? Alessio, siamo vecchi, è ora di dirlo, siamo vecchi. C'è mia figlia che sta giocando, le mie figlie che stanno giocando a uno sparatutto di quelli tremendi, sì. A parte che mi hanno messo in mano il joypad della PS4 e non riesco manco a... Non hai capito nulla. No, io continuo a girare su me stesso, cioè sembra una trottola, infatti mi ammazzano in 30 secondi, non c'è problema. Ma non solo quello, proprio non riesco a inquadrare, non riesco a sparare, mi dà anche un po' fastidio tutta sta... Però è molto visione prima, io lo vedo, loro manovrano con una velocità. Niente. Vabbè, quando gli dai un telefonino, che dopo fanno, un minuto stanno già sanno come funziona e sanno il decuplo di quello che sei. Io dopo un minuto ancora devo aprire la scatola e capire quali sono le spiegazioni, sì. Qual che è non libretto. Ci sono più, hanno questa è la garanzia che non ci sono, sì, non più ci sono le spiegazioni, devi scaricare, capito? Il PDF, sì, devi fare, certo. Il PDF, quindi già là devi attrezzare, quindi bellezza. Insomma, però computer tu sei assolutamente addicted, e sei un picciaro o un meccaro? No, io assolutamente PC, perché sono uno scaricone. Dai, diciamo la verità. Smanettone vero. Uno smanettone esagerato. Vero. Ogni tanto devo nascondere, guarda, il P e fare cose. Infatti, perché è bello, allora, questo. Sergio, che è l'amore della mia vita, quel giorno che diventerò gay, siederò la mano di Sergio. Siete già promessi? Sì, okay, assolutamente. A Massimo piace solo prenotare le vacanze, e questo ti fa capire che mi conosce molto bene. Tu, questa è una domanda che faccio di più, però rompiamo un po' lo schema oggi. Quando Massimo De Ambrosis non ha più lavoro perché è in vacanza, è un weekend, tu sei uno che gli piace ovviamente stare sul divano spaparanzato senza fare niente, che ne so, un mese? No. Proprio no. Te la stavo un po' servendo. No, perché mi organizzo delle vacanze faticosissime, sì, dalle quali torno dicendo: oddio, fatemi fare un turno e mi riposo. Sì, perché poi questo è il bello, che veramente c'è voglia di fare. Vabbè, ma il riposo è mentale, assolutamente, sì, no, mentale, sì. Perché il nostro lavoro è di uno sei talmente stressato, perché è un lavoro di concentrazione, almeno per me, non per altri, non lo so. Per forza. Per me è di concentrazione. Mica andare con l'automatico. E quindi quando arrivi dopo 9 ore di concentrazione, sei distrutto, sì, capito? A pezzi. Però proprio fisicamente sei in grado di scalare una montagna, e lì io andrei qui a fare passeggiate, viaggi, cose, partire, perché per me quello è... Perché lui è uno di quelli, insieme a tua moglie, che vi mettete proprio a organizzare, sì, ve li cercate. Allora, dove andiamo? Qua, ma qua che possiamo fare? Aspetta, andiamo qui, poi fa con le tappe, sì, con le cose, girando per magari 20 giorni, che ne so. Mi avete raccontato di un viaggio che era un coast to coast in America, un giro bello in America che avete fatto, enorme, sì, girando, sì, come Texas, pazzi, sì, cioè non è che siete andati a New York. E allora lo shopping e il teatrino. Ci piace fare tutto. Ci piace girare, ci piace andare a vedere le cose particolari. Ovviamente coinvolgendo, insomma, i figli in tutto questo. Assolutamente sì, perché devo dire che una cosa che mio padre mi ha lasciato, che è questo amore per i viaggi, e quando viaggi e vedi altre culture, vedi altre situazioni, il cervello ti si apre. Quindi tu ti trovi bene sia nel museo, gradi, sia nel museo, sì, che sì, semplicemente on the road, vedendo quello che succede. Assolutamente. E qual è l'aspetto che ti piace di più? Che ne so, farti una passeggiata al centro di Madrid per vedere l'architettura e la gente in faccia? È una ricerca di emozioni, le puoi avere sia al museo di Van Gogh di Amsterdam, sia vedendo un bieco rodeo in Texas dove bloccano il vitello. Queste cose pazzesche, queste cose pazzesche che le vedi nei film e dici: ma non, sì, so vere, invece cosa succede? Vero, succede una che bellezza, grandissimo. In diretta su Radio Cigliano, 21:18, dopo cena con Massimo De Ambrosis. Ma quale dopo cena? Ma non abbiamo ancora mangiato. No, perché poi io a Massimo io dico sempre: prendo la pizza, faccio sempre una pizzata, e tu stai in un periodo un po' particolare della vita. Com'è? È finito di mangiare. È finito tutto. È finita. È finita. Perché com'è mangiare, Massimo? Mangiare ti dà soddisfazione. È bello. Solo che se lo fa. Se lo fa. Beh, ma pure te. Che droga. Dimmelo a me. E io adesso. Io me lo ricordo 2 anni fa che venivi con certi panini di McDonald's e facevi: ah, buono, questo poi. Beh, pure te, però 2 anni fa stavi a regime. È finita. Poi mi sono messa a dieta. Di che anno sei? 66.
Ah, quindi c'hai 2 anni meno di me. Hai capito? Infatti mo te raggiungo, infatti io devo mettere a regime pure io, perché se no fa. L'altro giorno la bilancia mi ha detto: ma sei scemo, c'era scritto. Invece del peso, sì, c'era scritto: ma sei scemo, ho detto scusate. No, ma insomma, io devo dire che mi ha risolto un sacco di problemi fisici, insomma, non mi avete parlato di malattie, però insomma, devo dire che da quando ho cambiato l'alimentazione sono rinato completamente. E quindi oggi è un dopo cena un po' anomalo, perché siamo tutti e due un po' affamati. Io sono arrivato alle 8:25. Io ho 8:30 in questo al paese, perché Alessio, allora diciamo la verità, vivi al paese. E diciamo, allora c'era il cartello Roma, poi ho superato un gregge di pecore, ho girato a destra, ho fatto 1 chilometro e mi sono ritrovato in mezzo alla campagna, e lui abita qui ed è bellissimo. È proprio in mezzo alla campagna vera, come in questo momento su WhatsApp ci stanno mandando i selfie i nostri amici, e anche i nostri amici un po' eroici. Sta Ricchi che ci sta mandando dall'Arena di Verona, dove lavora, il suo controselfie, che non è male, non è niente male. Qual è? Guardalo, l'ho ottimizzato male, adesso lo riottimizzo. Bello. Perché c'è qualcosa che non va, mo lo riottimizzo, non vi preoccupate, vediamo forte, come si fa. È forte Alessio, è forte, c'ha tutto qua, è forte. Che troia, se è forte, mica forte. Tanto, non ci riesce. Comunque, questo è il selfie un po' appiattito di Ricchi, vediamo se riesco a fare meglio in questa maniera. Eccolo qua, un po' più quadrato, un po' meglio. Questo è il contro selfie di Ricchi, grandandateci lì, 328-7948-796, e noi vi mandiamo in onda. Senti un po'. Quindi viaggiatore, padre, direttore del doppiaggio, doppiatore, attore con la faccia, beh, ho fatto teatro quando ero giovane e magro ed ero anche bello. Madonna, come ho fatto televisione quando ero giovane e magro e anche bello. E poi, poi è aumentata l'ironia insieme al peso. È aumentata direttamente proprio, cioè più ingrassi e più aumenta l'ironia. Sì, sì, improvvisamente sei simpatico. Sì, no? Poi cominciano a cadere i capelli, no? Perché vedi, perché i capelli non nascono dove vuoi. Che no, infatti. Cioè, a me sono spariti da qua, mi cominciano a crescere nel naso e nelle orecchie. Che cazzo, e invece io volevo. Li volevo spiantare, rimettere. No, e invece non niente, sono venuti questi colpi di pelle qua, vedi, qui sopra, e quindi. Però l'ironia. Ma ti piaceva? Cosa? Teatro, televisione? No, sì, quello sì, divertentissimo, molto bello. Però devi essere uno zingaro. Devi girare come no, non devi avere famiglia, amici, non frequenti nessuno. Sì. Ma sì, perché quando fai teatro tu frequenti quelli della compagnia. No, adesso non è perché ti arriva, non è che è compagnia. Sì, sono tutti simpatici e ti dice sempre bene. No, qualche volta sono una rottura di coglioni. È possibile. Esatto, è poi possibile. Dopo, quando stacchi i microfoni, ti dico anche i nomi. Però mi sono ritrovato in compagnie con di depressi, capito? Che mi volevo ammazzare. E quindi quando comincia a stare 9 mesi in giro per l'Italia con dei depressi, uno comincia a dire: ma forse è il caso che mi vado a Roma a fare un po' di doppiaggio. E te ci pianti a Roma a fare doppiaggio, perché sicuramente è più agevole come situazione. C'è anche Marianna che ci manda il suo WhatsApp, eccolo qua, ci manda il WhatsApp da Palermo, se non ho letto male. Vedi che conosciamo, iniziamo a conoscere le persone. Quindi che tu hai dei fan da Palermo, che bello. Ma anche dal lago di Thun. Dov'è? Svizzera, dal lago di Thun, che ogni tanto ci scrive. Vediamo se poi adesso ci sarà più tardi il nostro Andrea, se non ricordo male. Allora, buonasera a tutti. Mitico Massimo, la tua voce mi fa tornare alla mente tanti bellissimi ricordi quando guardavo MTV Anime Night e tu doppiavi Onizuka? Sì. Onizuka. E Tsume in Wolf's Rain. Ti ricordi? Vagamente. Perché sono passati anche un po' di anni. Tu ti ricordi quello che fai? Ma tu ti rendi conto che noi ci facciamo un culo con un seccio facendo, doppiando delle cose fantastiche. E poi è solo gli anime. Allora, la posso dire? Sì, la dico, perché l'ho detta in un'intervista, è proprio su Kenny il Guerriero, e sono stato lapidato, però all'epoca la pensavo così, poi ho cambiato idea. Però insomma, quando io ho iniziato a doppiare Kenny il Guerriero, insieme allo staff con cui lo lavoravamo, io la guardavo e dicevo: ma non vedrà nessuno sto cartone animato. E invece un seguito di quelli pazzeschi, capito? Quindi noi ci facciamo delle idee. Ah, ho fatto il film dell'anno, 20 persone lo vedono, mentre invece è vero. Succede. E poi tante volte ti capita che quando fai doppio un film e ti sembra bellissimo, poi quando lo vedi al cinema è una cagata tremenda. Questa cosa a me Ma perché magari tu mentre lo facevi sei riuscito a dare delle emozioni, hai visto delle emozioni. Poi vedi tutto il cofanetto completo e ti rendi conto che l'idea è stupida, che ti è emozionato. Magari, sì, vabbè. Senti un po', tu doppi tanti protagonisti e tanti primi attori, sì. Ma
se dovessi scegliere un ruolo, ti piace più il protagonista o l'antagonista? Antagonista tutta la vita. Cattivo, io devo fare la classifica di questo. Io voglio fare i cattivi caratteri. Perché ti diverti da morire. Sì, il protagonista è una rottura di coglioni. Ebbene, lo sappiate, sappiatelo, è una rottura di coglioni. Amore, ti amo. Questa è una rottura di coglioni. Che palle. Oh, invece i cattivi. Oh, oh, c'è i caratteri, quelli gobbi, capito? Bellissimi da fare. Bucio di culo perché c'è un bel bucio di culo. Però ti diverti, esci dal turno che te c'hai. Sono i personaggi più divertenti. Dai. Ma a te ti capita di tornare a casa, che cosa ho fatto oggi? No, perché sei focalizzato. No, stacco. Completamente. No, no, no. Manco te lo chiedi. È una difesa del cervello. Io arrivo e stacco. Finito. Paratia stagna. Paratia stagna. Che hai fatto oggi? Non me lo ricordo. Direttamente. Non lo voglio sapere. Quindi a volte ti capita di guardare una cosa in televisione e dirmi, ma quando cazzo l'ho fatta questa? Sì, tantissime volte. Non me lo ricordo. Veramente è grave, eh? È grave. Però secondo me è una difesa del cervello. Vabbè, poi tu doppi con la stessa quantità di cose che faccio io. Sono troppe a volte. No, sì, delle volte non ti rendi conto, cioè vai da una parte all'altra, fai cose e poi dici, ma che ho fatto oggi? Poi lo rivedi, ma questa quando l'ho doppiata? E magari l'hai fatta un mese fa, ma capito? Sì, due poi mesi fa. Ma quello so io, ma perché? Ma che cos'è? Ma l'ho fatto? Ma perché? Ma con chi l'ho fatto? Con chi? Vabbè, sono cose che ci succedono, veramente. Non ne abbiate a male, no, non è no, che no, siamo, non è qualunquismo. È anche una forma siamo di scemi. Difesa a volte, no? Sì, un po' sì, un po' siamo veramente. Sì, è una forma di difesa. Massimo ha portato 8 brani musicali con un paio di sorprese, però adesso noi vogliamo ho letto la prima canzone che hai selezionato, perché sì, mi ha già fatto la scaletta. Allora tu mi devi spiegare. Isabella, chi c'è? Isabella Pasanisi, grande Isa, grande Isa. Mi devi spiegare sta canzone, da dove t'esce questa. Allora, io ho avuto, quando ero giovane, la fortuna di vedere l'autore di questa canzone, il cantante, e l'ho vista eseguire in un teatrino di Roma, ma era una cosa che già aveva fatto qualche anno prima e io l'ho risentita fare. E l'ho scelta perché è stata una di quelle cose, di quelle esperienze che un po' mi ha dato una direzione, perché io quando sono ero curioso giovane, di sapere quale, certo, perché quando ero giovane e cominciavo, già facevo il doppiaggio eccetera, mi piaceva fare cabaret e l'ho fatto per qualche anno con Gianluca Tusco, che è un altro nome. Come nostro, no, ciao collega, Gianluca se ci fossi, esatto, e l'abbiamo fatto un po' anche in giro per l'Italia, certo. Non c'erano ancora i vari Zelig, non c'era nulla, no, di tutto questo. Niente di tutto e noi facevamo questo cabaret, ci scrivevamo i testi e facevamo in questi teatri, insomma, dove capita. Teatri buchi, gli off, orrendi, gli off. Adesso si chiamano off, prima erano dei buchi orrendi, dei cantini di merda, diciamo la verità. Anche un po' con la muffa. E diciamo che questa canzone, che io ricordo con nostalgia, perché veramente mi ha colpito, poi ti spiego anche perché. Insomma, mi ha dato una cosa, ha detto io voglio andare in senso del cabaret, un po' il senso del cabaret, il senso del cabaret, il senso della presa in giro, il senso di della leggerezza, prendersi per il culo, di bravo, smontare la realtà. E quello che dico sempre ai miei figli, ogni tanto osservate la realtà, dopodiché mettetevi a testa in giù e riguardatela, perché è tutta un'altra, è un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. E allora, questo è un brano del 1971 di un grandissimo showman, ha fatto veramente tante cose. Questo è un brano particolare e ascoltatevelo, perché tra l'altro questo lo metto in rotazione sicuramente nella radio, perché lo voglio nella rotazione della radio. Una canzone piena di doppi sensi, ma veramente simpatica. Ah, prima ci sono i doppi sensi? Non lo so. Pochi, pochissimi. Primo pezzo portato oggi a Dopo Cena con da Massimo De Ambrosis. Abbiamo Pippo Franco con Cesso. Cesso di amarti questa sera. Tra l'altro è uno swing bellissimo, particolare, interessante, è fighissimo. Popolo di Facebook, benvenuti. Adesso siamo solo con voi, perché come ho detto, le canzoni su Radio Cigliano, che potete trovare su tutti i vostri gestori di app, scaricatevela. E Radio Cigliano, vanno i pezzi, potete ascoltare. Le dobbiamo in questo sporcare. Momento. Li dobbiamo Le sporcare. Dobbiamo sporcare. Qua. È un po' come il cesso di Pippo, esatto, Franco. Esatto. E quindi siamo soltanto con voi. Condividete sulla vostra pagina Facebook, abbiamo qua Massimo De Ambrosis, approfittatene. Ne approfitta Cesso, per esempio. Allora, Cesso era lo spettacolo, si chiamava Karakiri. Karakiri.
Io l'ho visto a teatro ed era, beh, lui era veramente... Stiamo parlando dell'80... Guarda, questo è del pezzo del 71, io penso di averlo visto nell'80. Nell'80 e Pippo Franco era una cosa... Era un'esplosione, un tornado. Beh, vabbè, lì c'erano pure la canzone Hai stata tu. Oddio, me la devo prendere. È fighissima. La licantropia, il vagone che portava a Frosinone, cioè c'era della roba dentro, ma che è rimasta nella storia del cabaret. È vero. Perché lui proprio prendeva per il culo tutto. È vero. E insomma, quella è stata veramente mia. Poi mi all'epoca, all'epoca c'era l'epoca in televisione dei non stop del cabaret con Proietti, con Montesano, con tanta gente. Quindi era un momento veramente di grande sperimentazione quello. Poi c'erano questi che erano grandi, veramente dei grandi, che venivano dal teatro, venivano da locali, quindi dove si cantava, si faceva la battuta, le cose. Adesso contatto diretto col pubblico immediato. Adesso è completamente cambiato. Improvvisazione. Molto televisivo e non hai idea del se una cosa può funzionare o non può funzionare immediatamente. E poi con la televisione ti bruci, tu fai una volta, cioè avevi un numero e a teatro ci potevi andare avanti per anni. Sì. Adesso in televisione te la bruci. Raschel, per esempio, quanti anni? Sì, è vero. Due mesi in onda è finita. L'hai fatta, è finita perché è già vecchia, già diventa vecchia. Immediatamente. Torniamo in diretta sulla radio. Però che bel pezzo. Questo è un pezzo divertente. È bellissimo. Ma proprio divertentissimo. Il primo pezzo, che era in live tra l'altro, Pippo Franco Concesso, è il primo pezzo che porta Massimo De Ambrosis a dopo cena con Stasera in diretta su Radio Cigliano. Allora andiamo a vedere un po' di amici che cosa ci hanno scritto. Ci puoi raccontare, chiede Marco, qualcosa del doppiaggio di Rosewood? Rosewood, diretto da Isabella e ogni tanto da Anna Rita che la sostituisce. Io so poco, perché sono entrato nell'ultima stagione, quindi non so quello che è successo prima. Della serie, però mi piace molto il personaggio, perché è un bel tipo, molto, molto duro, molto tosto, molto figo. E quello che non sono nella vita, quindi è quindi una perché no. Anche quello, e mi diverte comunque fingere. Sta cosa è bella, no? Che tu quando fai è bella, è curativa, è catartica, anche. È catartica perché puoi diventare chiunque, è bellissimo. Beh, se non altro torni a casa e non uccidi tua moglie. È vero, perché hai sfogato tutto. Uccisa, hai fatto il serial killer in 3-4 film. L'hai amata, hai fatto serial killer, hai fatto i figli, ti sei divorziato, hai fatto tutto, veramente. Sì. Hai fatto tutte le strade. C'è Francesco che come al solito ci manda il controselfie che io definisco BR, perché vedi, ci sta la prova provata che noi stiamo in diretta in questo momento. Siamo in diretta? Sì. E quello è il monitor. E quello è il monitor, ti piace? È bello, bellissimo. Non mi fa come Campagnola che l'altro giorno sta... A un certo punto ci giriamo, eravamo quattro, ci giriamo... Faccio Federico, che ne pensi? A Federico, volevo il monitor. Perché... Il monitor. Grazie Francesco, grazie mille per la tua testimonianza. 328-7948-796 e condividete sulla vostra pagina Facebook. E Giuseppe, saluto Massimo, concedetemi una battuta. Figlio del leggendario Charlie's Angels e poi papà di Buona Fortuna Charlie. Charlie's Angels, mio papà, Luciano De Ambrosis, senza il quale io non sarei mai diventato un doppiatore. E devo dire che neanche voleva all'inizio che facessi il doppiatore. Pensa, io ho cominciato il primo turno della mia vita, l'ho fatto con Gualtiero De Angelis. Gualtiero De Angelis, che è il papà di Maglio, che mando un saluto, che è scomparso da qualche giorno, da 10 giorni, è stato veramente un grande. Papà di Vittorio, che è scomparso 2 anni fa, al quale io ero molto legato attivamente. E insomma, veramente e io ho cominciato a lavorare con... Ma te lo ricordi il tuo primo turno? Sì, lo ricordi? La Safa Palatino. Madonna mia! Me la ricordi la Safa Palatino? Oddio, che mi hai detto? Ma non me la ricordo più! Non me la ricordavo più! E com'è stato? Eri emozionato? Eri preoccupato? Oddio! Quanti anni c'avevi intanto? Avevo 5 o 6 anni. No, di più, scusami. Avevo 9 anni. Quindi c'era l'incoscienza di chi ha 9 anni, un po'. Sì, ti butti, fai. Non ti preoccupi. No, è preoccupante. No. Poi sai cos'è? Quando sei figlio d'arte, comunque le sale di doppiaggio le hai frequentate, le hai viste. Hai parlato con 2000 colleghi, stai lavorando con una persona che hai già incontrato fuori dal lavoro. Certo. Cioè, non c'è questo Dio. Dove sto? Sto sacrario. Era un amico di papà, certo. Quindi non è che oggi
starei molto stressato se avessi avuto un Gualtiero De Angelis. Beh sì, vorrei vedere. Io non ho avuto la fortuna di lavorare con Gualtiero, ma so perfettamente com'erano i turni con Gualtiero. Veramente turni di altri tempi, turni di altri tempi. Allora, dice Marianna, il mitico rifacimento della sigla di Friends con voi doppiatori. Ti sei divertito a rifarla? Molto carina, ma è stata molto divertente. Io l'ho vista recentemente perché ogni tanto l'hanno, me la vado a rivedere. Sì, ma poi l'ho vista Facebook, su Facebook. Vi siete pure bagnati, vi siete dovuti mettere nella fontana. Guarda, è stato molto divertente perché hanno bloccato praticamente tutta la piazza con la fontana per farci girare questa cosa della sigla. Quindi con i permessi, tutto autorizzato, non era rubata. Insomma, ci siamo divertiti molto, è stato un bel periodo della mia vita. Molto, molto carino. Quella quando l'avete fatta? Una ventina non d'anni fa. Domande sull'età adesso, non è l'età, non è l'età, dai, non me lo ricordo. È così, non me lo dire. Ricordo. Boh, sono passate a Rimini, mi diceva Eleonora, no, vero? Dove? Stavamo a da quelle Cattolica. Parti là. Cattolica. A Cattolica, da quelle parti là, da quelle Cattolica, parti là. Sì. Eravamo a Cattolica forse 10 anni fa? 8 anni fa? Quindi dopo la chiusura di Friends l'avete fatto? Sì, era finito credo l'ultima stagione. Da un pochino, era finita l'ultima stagione. 10 anni. Ho capito. Durata 10 anni. E vediamo altre domande che ci stanno tante persone. Io sto un po' Daniele indietro. Daniele De Ambrosis è mio figlio che mi chiede come è stato dirigere Blindspot. Vedi con i social come a volte te rientrano da dietro. A volte. Allora, Daniele è a Brighton in questo no, momento. No, ciao sì, Daniele! È a Brighton un grande. Grandissimo. Com'è stato dirigere Blindspot? È molto divertente. Poi tanto lo devo riprendere a settembre-ottobre, si fa la terza stagione, quindi... No, è carino. La serie è carina, molto intrigante. Bello, poi devo dire che ho messo tutti i colleghi bravi e quindi quando ci sono i colleghi bravi si va. Fate. Devi fare proprio poche cose. Però te diverti perché fai veramente il direttore a quel punto. Dai le idee, dai le finiture. Non perdi tempo a dare intonazioni. Bravo. È quello che sta a leggio. Che è un po' una rottura. Senti un po', direttore, attore, tu nasci attore sicuramente, poi a un certo punto tutti abbiamo fatto, siamo incappati nella carriera. Anche dialoghista? Sì. Anche dialoghista? Sì. Parlaci un attimo di queste due altre figure. Ma perché? Ma perché farle? Ma perché parlarne? Perché? No, vabbè, a parte scherzi. Attore è bellissimo. Attore è troppo divertente. È una cosa più bella. Come direttore sarebbe un mestiere fantastico se non avessi 8000 problemi al microsecondo in sala. Soprattutto la fretta. Testo le cose di corsa, questo bisogna chiuderlo, la consegna e quello non è venuto. E bisogna sostituire quella voce e quell'altro. Presto distribuisci, no? Ti abbiamo detto quella parola sulla stagione precedente, andiamo a vedere. È diventato veramente faticoso. Sì. Faticoso. Però, sai, quando lo fai alternando le due cose, è non è male. È piacevolissimo. E il dialoghista? Dialoghista. Perché sì. A me il dialoghista dà soddisfazioni, è una bella anche cosa. Anche a me sulle cose che faccio io. Come direttore, come poi. Come direttore. Ok. Perché ti aiuta, perché poi quando vai in sala il 90% del lavoro è fatto. Non devi perché fare. Perché tu già ti sei immaginato tutto. Sì. Quindi. L'hai visto, l'hai curato, l'hai studiato, hai fatto tutto. Sì, invece poi farlo per altre persone, giustamente, perché poi ognuno ha i suoi gusti e le sue cose. Certo. Comunque sei sempre lì soggetto a critiche, ma anche sacrosante, però. Sì. Io penso con la mia testa, non è che penso con la testa di chi poi va a dirigere. No, allora, è ovvio. E allora, insomma, devo dire comunque come attore io mi diverto ancora tanto e spero di riuscire finché spero di riuscire ad andare avanti ancora un po'. E, però insomma, ho fatto anche delle cose bella anche belle la direzione. Sai quando dicono ogni tanto il direttore è una figura che serve a poco? Io non credo che serva a poco, per me serve a tantissimo, è fondamentale, è importantissimo. Ma il direttore è fondamentale, assolutamente, solo che oggi viene fa un'altra cosa, un po' cioè, triturato, ma perché è diventato una specie di organizzatore, è vero, invece sì. Si sta levando tutta quella che è la parte artistica, che poi è la cosa bella dell'essere direttore. Dell'essere direttore. Però purtroppo i tempi sono cambiati, i ritmi sono diversi e senti quindi un po', ce le ciucciamo così. Hai iniziato a 9 anni, quindi tu hai visto veramente tutte le fasi del doppiaggio, dal doppiaggio di un tempo, quello con le voci un po' impostate, patinate, eccetera. Poi il tempo dei Taxi Driver e poi il tempo degli anni 80, 90 e i tempi d'oggi. Come la vedi l'evoluzione del doppiaggio tu? Allora, è cambiato il mezzo.
e questo comunque ha cambiato anche quello che è la recitazione, quello che è il modo di affrontare il lavoro, è cambiato un po' tutto. Però devo dire, ancora oggi si riesce come allora a fare delle cose molto delle cose belle, si riesce a fare delle cose molto belle, e altre meno, perché purtroppo il tempo è tiranno e quindi bisogna sempre finire presto, bisogna chiudere, questa è una rottura pazzesca, sto in mezzo io adesso per alcune cose che sono massacranti. Io dico anche che è cambiata anche la televisione, è cambiato anche il cinema, no? Ti è mai capitato di ridoppiare una cosa degli anni 60, che ne so, e io mi sono trovato con una difficoltà pazzesca a adattarmi a quella recitazione, un altro modo completamente di recitare e anche un'altra impostazione di voce che noi non abbiamo, non la saprei neanche imitare forse, assolutamente, infatti non, secondo me non devi neanche imitarla, devi fare un'altra cosa, perché sennò è finito, se cominci a fare i paragoni col passato è finita, Annamutti a casa, è finita, chiudiamo, arrivederci, insomma non si può fare. Annarita Pasanisi, vero, l'importante è avere un assistente in gamba. Io ho una moglie assistente, ho una moglie assistente, aspetta, Luca De Ambrosis, il mio secondogenito, come è stato fare l'attore di Casa Dolce Casa, molto divertente, è una sitcom che ho fatto per Mediaset quando ero giovane e magro, ero bello. Vabbè, ma stai per sto magro ci metti, guarda che l'uomo di panza è l'uomo di sostanza. Mi sono divertito tanto con Gianfranco D'Angelo, che gli mando un bacione, e insomma mi sono tanto divertito, è bello, è stato bello. Molto poi bello, là era divertente, bello. Io me la ricordo, era Cazzara, sì, era... Vabbè, era anche Cazzaro il set. Beppericchia. Era anche Cazzaro il set? Assolutamente. Ah, beh, no, perché poi magari. No, perché ne so? Lavorare con Gianfranco D'Angelo, io ci ho lavorato anche a teatro. È stata una delle cose più belle che io abbia mai fatto nella mia vita. Non ho mai riso così tanto con lui sul palco. Beh, questo è bello. Perché poi invece ci sono i capocomici che sono comicissimi sul palco, ma che poi ti fanno due palle così appena esci in quinta, capito? No, spegniamo i microfoni, te ne dico io so stasera, ne andiamo lunghi. Attenzione, noi finiamo la trasmissione, ma poi ho tante cose da apprendere da Massimo stasera. Allora, il doppiatore di Puffo Forzuto, dice Emanuele dei Puffi, Kronk delle Follie di Kronk, e per finire l'Orso Yogi, non c'è niente da fare. Sono i cartoni. Non c'è niente da fare. Basta, non mi chiedere altro. Non ti chiedo altro, assolutamente no. Un grande artista da parte di Maurizio Solofra. Ciao Maurizio, grande Massimo. Risico, quanti ricordi. Siamo un po' indietro con i commenti. È vero. Quante notti insonni. Allora, ciao ragazzi, una domanda per Massimo, dice Donato. Visto che sei la voce di Vegeta negli Agobudi o Abudi Dragon Ball Vegeta, voglio chiederti che rapporto hai con il cast milanese di Dragon Ball. Dicono che ci sia una rivalità tra di voi, è vero oppure no? Io neanche li conosco. Infatti, ma rivalità di che? Ma faranno bene il loro lavoro, ma tanti auguri. Sì. Anche perché tu non è che vai a Milano a farlo. No, io vado a Milano in vacanza. A vedere la Madonnina. Ma perché devo andare solo a fare i turni? Già li faccio a Roma. Scusa. E già a volte ci costringono a fare dei turni e delle cose in posti assurdi, veramente. Com'è stato doppiare per 15 anni CSI, Nick Stokes? Quale stagione ti è piaciuta di più? Sicuramente la prima, perché come tutte le serie è la prima stagione è la cosa più bella, la cosa più bella, perché ci nascono i personaggi, te li crei un po' addosso, anche loro cominciano a creare il personaggio, a dargli un po' di sfumature, e certo poi più va avanti poi comincia a essere anche un pochino ripetitiva, insomma è come un film, il primo film che esce è una cosa, il secondo, il terzo, il quarto non è mai come il primo, non c'è la noi facciamo il come ammazzare il capo insieme, vero. Che il primo c'aveva secondo me lo spunto, il secondo era un po' il minore, anche se poi ci siamo messi a ridere pure là, divertente. Quello è stato uno dei pochi casi in cui abbiamo lavorato insieme, ti ricordi? È vero, l'abbiamo fatto insieme, abbiamo fatto dei turni insieme, ma quasi tutti, che non è una cosa che non succede più. La colonna separata come la vivite? La colonna separata è una catena di montaggio. È una catena di montaggio. Fai questo, quell'altro. E no, certo, assolutamente. Fare i turni con qualcuno vicino che parli e ti rispondi è bellissimo, perché poi è quello che succede a teatro. Cioè, due persone. Perché poi sembra stupido, ma le idee ce le diamo a vicenda. Assolutamente. Infatti, dico sempre: uno dovrebbe fare la sua colonna, poi arriva l'altro, sente la colonna di quello, lo doppia, poi ritorna al primo.
Ma così è un cane che non finisce più, perché primo non ha parlato con nessuno. No, infatti, primo non ha parlato con nessuno, ha detto delle cose senza risposta. Infatti ogni tanto quando dico mi aprite le colonne, sei il primo, arca miseria, è vero, però capito? Però vuol dire che si intonano come io intono agli altri, si intonano a me, forza. Però sì, è complicato veramente. Alessio, grande Massimo, grande Ed Norton in Hannibal, immenso, dice Miki. Vabbè, Edward Norton è facile doppiarlo, è perché? Bravissimo. Allora, bisogna dire una cosa, e questo sicuramente Alessio ne sa più di me. Allora, quando si doppia un attore cane è difficilissimo, quando si doppia un attore bravo è facilissimo, perché basta andargli dietro. Sai quelli che hanno l'occhio che è quello? Tipo pesce sì, morto, quelli, no? Che sfocalizzano. Sì. Quelli là. O che fanno ogni tanto fanno quelli che fanno sempre la stessa linea piatta. Vabbè, capito, ma tutta la puntata così. Avresti detto ti amo un attimo fa e ti ammazzo un attimo dopo. Ti ammazzo e poi io ti amo e poi ti voglio tanto bene. Adesso mi suicido. Cioè, tutti così. Ci stanno. Lo so, perché purtroppo ci stanno ne anche. Tanti. Sì, lo so, succede a volte, soprattutto sui minori. Sì. Lo raccontava anche Rossella Acerbo della passione di Massimo per l'organizzazione delle vacanze. Siamo veramente indietro, sì. Andiamo un po' avanti. Scusate, allora, per tutti quelli che non leggiamo, grandissimo, un'altra volta Onizuka in GTO, ci hai fatto l'adolescenza, dice Lorenzo. Ci hai seguiti nell'adolescenza, grazie del tuo grande lavoro e di quello e di altre anime mandati in onda su MTV. Allora, grande Massimo da parte di Paolo, vediamo, scorro, Steve Carrell in Agente Smart, un film che ho visto in DVD in un viaggio in pullman verso Rimini qualche anno fa, che mi ha molto divertito. C'era anche Manlio De Angelis, c'era Manlio che era il capo. Steve Carrell è un altro bravissimo attore che è facilissimo da doppiare, perché basta andargli dietro, fare quello che fa lui. Sì. E lui ti dice tutto, che poi, anzi, devo dire che è un po' Buster Keaton Steve Carrell, perché non ha questo, rimane sempre molto queste espressioni un po' bloccate, succedono cose intorno e lui rimane impassibile. È molto molto Buster Keaton. Dammi un altro pezzo, anzi già lo so qual è il tuo pezzo. Sai? Ah beh, passiamo da Cesso a ben altro. Ti piace questo? Questo excursus. Un'idea è un excursus. Di Giorgio Gaber. Sì. Da Cesso ho un'idea di Giorgio Gaber. Però l'età è quella, 1973. Perché questo pezzo di Gaber? Perché è un pezzo che quando io, anche questo l'ho visto a teatro in uno spettacolo di Gaber, che mamma e papà mi portavano a teatro a vedere anche spettacoli di Gaber. Meno male. E questo pezzo ha cambiato il mio modo di vedere le cose. Perché per quello che viene detto in questa canzone è quello che, per l'esempio che ti facevo prima, un'idea è una cosa e poi c'è e la poi vita. Invece c'è la e verità, poi c'è la sì, vita. È e quindi vero. Quell'idea che tu vorresti seguire poi la devi modulare, la devi adattare alla realtà. Non si può. Se vivessimo tutti di idee sarebbe perfetto il mondo, probabilmente. Sì, sarebbe no? perfetto. Sarebbe la veramente... bellezza del mondo è perché non è perfetto. E infatti, mettere in pratica le idee è quello che ci suggerisce Giorgio Gaber, secondo pezzo portato da Massimo Di Ambrosis stasera a dopo cena con. E ci sentiamo su Radio Cigliano. Un'idea. Tra l'altro un live questo. Sì. Questo è un live. Sì, sì. Bellissimo. Allora, io torno qui a vedere WhatsApp. Allora, eccoci dalla Svizzera. C'è Sasha dalla Svizzera che ci scrive. Vediamo, eccolo qua. Mandiamolo. È lui. C'è Sasha che ci scrive. Oggi le fotografie si vedono piccole. Non mi di perché. Però di solito sono tutto schermo. Quella è Vegeta. Quella eccolo. Vegeta, vedi? È sotto. Non è inquadrato. Non c'è inquadrato sotto. Cosa c'è sotto? Diccelo. Cosa c'è sotto? Grazie mille, Sasha. 3287948796 per essere super social con noi e poi per avere sto sudatissimo selfie che faremo tra un po'. E sembrerà che stiamo riva al mare. E riva al mare il 15 agosto a mezzogiorno. Veramente, manca solo la lasagna e stiamo a posto. Ma io te ricompro un altro pinguino dei longhi perché quello non. No, io ho appena comprato il che lo rimando indietro perché ho preso il più grosso e non basta, so che devo fare. Grazie Sasha. Andiamo a vedere qualche altro che ci abbiamo. Sì, ci abbiamo ancora tempo. Allora, presente, dice Marco, e chi se lo perdeva? Grazie Marco da Milano, che ci fai anche tu, però lo devo rimpicciolire. Grande Marco, si vede. Certo, pure Marco a Milano c'ha caldo, eh? Sì, ma Marco devo dire che c'ha caldo spesso perché sì, però a Milano purtroppo.
però il selfie BR è assolutamente ne ha facoltà, ne ha facoltà. Grazie Marco, grazie. Ricordatevi sempre di condividere sulla vostra pagina Facebook il video che state guardando. E vediamo, ci abbiamo 50 secondi. Buonasera a Massimo D'Ambrosis da Ignazio della Sicilia. Massimo, che cosa ne pensa del personaggio di Petr Baelish, dito corto, da lei doppiato nella serie TV Il Trono di Spade? Preparatele perché le diciamo in onda appena entriamo. Inoltre posso chiederle una piccola dedica a me e a mia cugina Lucia con la voce di questo personaggio. Grazie in anticipo. Ho scritto Sandocervo, è possibile che ho sbagliato un hashtag, adesso lo correggerò, grazie mille. Ce ne faremo un motivo. Ce ne faremo un motivo. Aspetta che torniamo in diretta appena finisce Gabber, così rispondi alla domanda di Ignazio dalla Sicilia. Che bello sto pezzo però, ammazza, questo è stupendo veramente. Io poi sono... E questo è Giorgio Gabber, un'idea. Ti piace? Te la musica autoriale, Ed Gabber, Lauzi, questi qua, ti piacciono particolarmente? Sì, vero? Alcune cose sì. Beh, vabbè, diciamo che c'è roba dietro. C'è roba, infatti. Perché c'è roba dietro. Tu come la vivi l'excursus della musica? Cioè, quando siamo passati dai Battisti, dai Mogol, dai Gabber, da Gino Paoli, eccetera, eccetera, poi arriviamo a Rovazzi, tu che ne pensi? Ed Gabber. Bene, no? Ma di che stava a parlare? Non lo so, i figli Alessio, tuoi, i figli tuoi, i Rovazzi lo sentono? Ma forse sì. Ma non te lo fanno sapere. No, lo faranno anche sapere, faccio finta di nulla, dai. Dai, però insomma, la musica adesso è questa, adesso per fare... Devi fare, ma devi se essere... la meritano, ma gli sta bene. Gli sta bene? Ma ve la meritate sta musica? In diretta su Radio Cigliano 21:50, dopo cena con Massimo D'Ambrosi, Ignazio dalla Sicilia ti chiede cosa ne pensi del personaggio dito corto doppiato nel Trono di Spade. Adesso Ignazio mi ammazza. Senti, allora io quella serie, attenzione, io ho grosse difficoltà a capirla quando lo vado a fare. Mi devono spiegare tutto. Cioè, allora questa frase significa questo, perché io non capisco. È come gli anime, uguale. Io non capisco. È una serie fantastica perché è girata benissimo. Personaggi sono... Aspetta, è girata benissimo, non lo sappiamo noi. Io ho doppiato la prima puntata, hai fatta pure te adesso, sì. Non si vedeva niente. Ma no, un po' si vedeva. Un po'? Forse dopo, io sono arrivato già col definitivo. Ah, tu sei... Io sono arrivato... Arrivano dei materiali che all'inizio si vede una mazza. Dopodiché arriva il definitivo, finalmente capisci che stai a doppiare qualcuno. Sul primo non si vede niente proprio, zero. Io se doppiato delle scritte HBO... Io ho doppiato il mio, a un certo punto fa, che è corta. E come lo sai? Vedo i denti. I denti! Io devo doppiare il dente, il canino devo doppiare. Ma quando doppi il cerchietto? Sì, è vero, sì. Vabbè. Ci sono dei film che non si deve, non deve uscire in immagini, nulla. Perché quando li vai a doppiare si vede tutto nero e un cerchietto che si muove la bocca. Quindi non sai neanche chi stai doppiando. Non sai quanto stai a parlare, no, se sta a parlare lì o là in fondo. Non niente. Sai se c'è folla intorno, se ci sono dei mostri. Sì. Non sai niente. Però doppia la bocca. Come siamo ridotti. Allora, che ne pensi del personaggio del Trono di Spade? Ti ho detto. Il Trono di Spade non hai capito niente. No, ma il personaggio. Bellissimo personaggio perché è intrigante. Sono i personaggi che piacciono a me perché è un fiore mignotta, perché latte diverti è uno, sì, latte è uno diverti. Che smuove fabbrica è zuzzo le donne cosa bellissimo, sono quelli che sono giga, sono quelli che ti piacciono. Sì, e sì. Diceva anche se puoi chiedere, ti voleva chiedere una piccola dedica a lui, a Ignazio e alla cugina Lucia con la voce del Trono di Spade. Con la voce del Trono di Spade, che poi sarebbe la mia voce, però messa tutta così, che parla messa tutta così. Sì. Allora ci sarà un po' di rumore di sottofondo, ma tolgo la basetta così potete fare della voce di Massimo quello che volete. Ignazio e Lucia, sei pronto? Sono pronto. Pronto, 3, 2, 1, vai. Ignazio e Lucia, dovete fuggire subito. Ma che... Vabbè, facciamo un altro mestiere se eravamo normali, dai. Infatti, tu ti ricordi tutte le battute che doppi, no? Quando ti tutte, dicono io di quel film, hai doppiato quel film. Ma quando hai quella battuta, ma chi hai provato? Io manco mi ricordavo. Lo so, mi odiate per questo. Lo sì, so, però lo so. Come ripeto sempre, magari noi andiamo a doppio al film. A volte alcune. Certo che se fai, sono il mio nome è Bond, James Bond, dai, ricordi. E dai, è un'altra cosa. Ti spiezzo in due. E ti spiezzo, quella pure è bella. Mandano, quella pure è bella. Però. Quando arrivi e c'è il personaggio che fa. E allora? Dice, quando hai detto allora? Ma che ne so, io ho visto solo quei 10 secondi che dicevi allora. Quello che è successo prima e dopo, non so nulla.
capito? E il direttore fa: guarda, fammela un po' più così, fammela un po' più così. Bene, perfetto. E tu non hai capito nulla. Però anche questo è il bello del doppiaggio, sì, no? Che lo fai e è finito. Ed è finito là. È finito là. Magari la rifai anche 10 volte, perché può succedere magari che una volta non ti esce la battuta o che la stai a cercare. Perché hai più soddisfazione quando fai un personaggio, di solito che è il protagonista, dove cominci a doppiare il film dall'inizio alla fine, certo, perché segui la storia, certo, e entri dentro il personaggio. Quando fai quello che c'ha 5 scene in tutto il film, non sa neanche di cosa stiamo parlando. Poi magari hai detto: l'aria oggi è così rafferma, e diventa una frase cult che sta sui social, certo, da tutte le parti, certo, certo. E ti dico: maledetta te, io? Ah, sì, ma che sono io? Con un altro. Senti, ma te capita, cioè te ci vai al cinema, alla televisione, a vedere, e ti capita di vedere le cose che fai? O ci vai apposta, per esempio, al cinema, un film? A volte sì, a volte no. Dipende dal film. Devo più dire che altro. Adesso un pochino meno. Un pochino meno. Sono sincero, un pochino meno. Comincio a essere un po' saturo, nel senso che. Che dopo tre turni. Facendone tanti, eccetera, eccetera, allora ogni tanto mi vado a vedere un film particolare, qualcosa di. Sai, è come dire uno che lavora da McDonald's, fa la lista, certo. Senti, no, ma fa una passeggiata in macchina. Ho fatto l'NCC per tutta e che cazzo, veramente. Allora, qua sta ballando tutto, vediamo se cambiando telecamera risolviamo il problema, speriamo. Sì, si era impallata la telecamera, adesso pare meglio. Guarda come eravamo carini col delirio un tremens. Allora, e sei critico nei confronti di quello che senti quando ti risenti? Te passa? Molto più prima, adesso meno, perché tanto quello so fa, quindi quello non quello posso fatto. Pretendere e non lo rifaccio, no, non lo rifaccio assolutamente, è quello so fa, ragazzi, è quello, sì. Prima ero molto più critico, adesso lo capisco un po' meno. Massimo, sarai tu la voce di Jason Bateman nella serie della Netflix Ozark in uscita, sì, il 21? Sì, già fatto. Bravo. Finito, doppiato tutto. Doppiato tutto, fatto e fatto tutto. Tutto. Senti un po', tu hai fatto anche Aquarius? Sì. Di con cosa? Con Duchovny. Come ti è piaciuta? Come l'hai trovata quella serie? Troppo americana. Cioè. Lontana da noi? Lontana da noi. Lontana da noi, una realtà che ci sfiora poco. Ho capito. Sicuramente piacerà alle nuove generazioni, ma io che sono vecchio. Un pochino, mi piace più vedere le cose un po' più nostre, un po' più nostrane. Quindi diciamo una cosa italiana o una cosa tedesca, anche, le trovi più vicine, guarda, tu? Anche ci sono tanti prodotti che possono essere anche americani, che sono universali, che tu, sì, li vendi in tutto il mondo perché parlano di cose che riusciamo a capire tutti. Altre sono troppo particolari. Ma per esempio House of Cards, tu ci fai delle cose in House of Cards? Sì, ho fatto delle cose. Pure quella è molto americana, molto come americana, serie, molto è molto, però c'ha un successo strepitoso. La trovi e pure lì quella? È il mio limite, il mio limite è quello. Cioè, ho paura a usufruire di certi di fruire di certi prodotti. Ho capito. Proprio non ci arrivo. Li trovi che. No, ma che non te ne frega niente, non sono miei, non sono tuoi, non ti ci identifichi, non e quindi ci non ti appassiona. Bravo, non mi ci identifico. Ho capito. Non mi riesco a identificare in questi prodotti. Però che succede anche nei film di circuito, a volte spessissimo. È un mio limite. Niente, la telecamera, dobbiamo usare la telecamera quest'altra, perché sta telecamera improvvisamente ha deciso di fliccare. Ma era bellissima quella telecamera. Vabbè, adesso cercherò di fare qualche cosa per rimetterla a posto, per ora ci abbiamo. Che ti è successo, telecamera mia? Improvvisamente ci flicca tutti quanti. Andiamo a leggere qualche altro commento. Allora, buonasera Massimo, quanto è stato difficile rimanere concentrati durante l'anello dei versi di Steve Carell in una settimana da Dio? Vabbè, quella è una cosa. Allora, intanto mi fa ricordare che Settimana da Dio era diretto da Marco Mede, intanto lo ringrazio perché io ho doppiato per la prima volta Steve Carell in quel film. In quel film. In quel film. E ringraziando Marco, poi ho continuato anche a doppiarlo in altri film. E sì, sono sincero, è stato difficile. L'ho visto più volte la scena, dopodiché ho preso, mi sono imparato tutta la cosa a memoria, ho buttato il copione. Ma com'era? Che vuol dire? Com'era complicata? Che dovevi fare? Praticamente lui che. Non l'hai mai vista la scena? Non me la ricordo. Non me la ricordo, l'ho visto, ma non me lo ricordo. Praticamente lui viene obbligato a
da lui che ha i poteri di Dio, gli fa dire tutte altre cose, cambia voce, cambia tutto. Sì. Poi vabbè, se lo trovate su internet, insomma, si trova su YouTube tranquillamente. La scena è molto divertente. Però è vero, è stato difficile perché ho dovuto vederla diverse volte e poi farlo tutto assolutamente a memoria, perché non era possibile stargli dietro. Aveva dei cambi talmente veloci che non era facile. Ecco, lì mi sono piaciuto, vedi? Latte si è divertito. Lì mi sono piaciuto. Quando l'hai risentita? Quando la rivedo ancora oggi ho detto, ammazza, lì sono stato bravo. Lì però c'è stata una bella. Bel manico tuo di stargli dietro, di impararti tutto a memoria. Lui è bravissimo, fa una cosa che è spettacolare. Però andargli dietro è complicato a volte. Soprattutto quando sei così sopra le righe, sì, no? Così sì, fuori. Sì, non sì, sei così standard, sì. Diciamo, no? No, ma infatti ho detto, ho dovuto imparare proprio quel pezzo a memoria, perché sennò non era possibile stargli dietro. Non avevo il tempo di abbassare gli occhi. Certo, è quello era. Allora, come è stato doppiare per 15 anni CSI, l'abbiamo già detto, sì. Ciao Ale, ciao Maurilia, grazie di essere con noi, anche a Saso e anche a Francesca, c'è Francesca Guadagno che ci segue, ciao bellissima tu. Dov'è? Eccola qua, che ci sta seguendo. Allora, grandissimo nel doppiaggio di Edward Norton in American History X. Sì, bello. Devi fare commento locale, eh? Sì, ogni tanto è. Beh, oh, ragazzi, ma stiamo parlando di quanti anni fa? Quando è successo? Non lo so, ma tanti, eh. Parecchi, eh? Sì. No, saranno quasi 20, non lo so. Lo so, a volte. 15, non lo so, diciamo una ventina. Vabbè, lui è bravissimo in quel film. Il film era molto bello, mi è anche piaciuto tanto. C'è solo da imparare da quell'attore. È riuscito a fare personaggi completamente diversi uno dall'altro e... Grande, veramente un grande. Io nel frattempo sto cercando di sistemare, come vedi qua, ma noi siamo su quella telecamera adesso. Ma questa, guarda che bello effetto che c'è, non lo so. Balla. Adesso vediamo se riesco a sistemarla, perché ho due telecamere. Mi piacerebbe fare la trasmissione con due telecamere, non con un economico mostruoso. No, io voglio morire quando succedono queste cose, vedi? Sicuramente è una questione di Callara, che stiamo morendo de caldo. Però, insomma, deve andare in vacanza. Meno male che stiamo terminando. Niente, guarda, proprio. Balliamo come se non ci fosse. E staremo con una telecamera sola. Staremo con una telecamera sola. O se ci volete ballare, ditecelo, che vi mettiamo la versione ballo de San Vito della trasmissione. E praticamente così è. Sempre in diretta su Radio Cigliano, sono le 22. Passata già un'ora in compagnia di Massimo De Ambrosis. E dammi un altro pezzo musicale. Anzi, già ce l'ho. Oh, ma qua mi vai sul. Qua mi vai sul danzereccio tu. Ma come danzereccio? Beh, il gruppo, col gruppo danzereccio. Col gruppo danzereccio che non fa la canzone danzereccia. Questa da dove esce? Perché? Esce perché... The winner takes it all. Allora, perché è, diciamo che è l'ultima canzone degli ABBA prima del loro scioglimento, anzi già erano in fase di... Questa è dell'80, è proprio alla fine. Era proprio alla fine. Loro sono stati dei grandi, io sapevo tutte le loro canzoni, li seguivo e diciamo che è stato proprio l'apice del loro successo, dopodiché si sono sciolti e... Però insomma... Diciamo che è una canzone che ha chiuso un ciclo, anche forse probabilmente della mia vita. È possibile, perché... vero? Beh sì, dopo tanti anni. Il cambio. C'è stato un cambio. Ogni tanto esistono dei cambi. Eh sì, è bello anche farli i cambi a volte, sinceramente è bello. Guarda, non tremiamo più. Come fatto? Però so bravo, Però so bravo. Però ci fermiamo, e questo è bello. Ci piantiamo. E allora senti, iniziamo a mandarlo subito, perché tra l'altro c'ha un intro di quelle infinite che non avevo notato. Tra l'altro, come dicevo, loro sono danzerecci. Gli americani li pigliano, e soprattutto gli inglesi, gli stanno sul cavolo, perché questo gruppo de svedesoni che nel frattempo era stato forte, gli aveva fatto forza. E li prendono sempre molto 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 in giro nelle serie televisive, dicono ma gli ABBA chi? E invece loro hanno fatto grandi pezzi. Ultimamente hanno tirato fuori i film, mamma mia, spettacolo. Capito? Teatrale. Li hanno ricompensati, ragazzi, in tutte le maniere. Sono gli ABBA con The Winner Takes It All su Radio Cigliano. I don't wanna talk. Non si può. Vi ricordo che sull'app Radio Cigliano, scaricatevela sul vostro telefonino dove pare, gratis, c'è lo stream in diretta dell'audio della canzone senza nessun tipo di intromissione vocale da parte nostra. Allora, Rovazzi e musica non possono stare nella stessa frase, dice Vincenzo. Che cattivi che siete cattivi, perché Rovazzi? Andrea Lavagnino dice, ma perché Andrea, non li leggete prima i copioni? Andrea è veramente un bastardo. Andrea, vieni qua. Andrea, vieni. Vieni qua, Andrea.
No, ma mo l'invito. Allora, Alessio, inviti Andrea, così faccio io domande. Le fai tutte, quella sera d'avviso. Ma non vi siete letti, copioni, prima? Scusa, non vi siete letti, copioni. Michele, ciao Massimo, dice: sono passati decenni, ma noi giovani quarantenni ricordiamo tutti la tua voce, specialmente quando era l'ora di concludere uno scontro con l'aiuto del sole. E questo è cosa? È Kenshiro? Eh sì, quello, immagino di sì. Ma che non lo sai? Ma l'hai fatto pure te, scusa. Tu l'hai fatto quando? Ma che suo ricordo. Te l'hai fatto una decina d'anni fa. Dieci, prima. 10, 12 anni fa. Io ho fatto un 86. Capito? Quindi io veramente non sono fresco di Kenshiro. No. Riusciresti a farlo ancora in diretta per noi fan? Aspetta, com'era la voce di Kenshiro? Con l'aiuto. Così era. Sì, però tutto. Dovremmo fare un corretto. Vai. Con l'aiuto del sole e delle sette stelle di Okuto. Ma io ti ricordo. Sì. Allora, no. Con l'aiuto del sole e delle sette stelle di Okuto. Io ti uccido. Vai. Uno, due, tre. Con l'aiuto del sole e delle sette stelle di Okuto, io ti uccido. Deficienti. Vabbè, ma quando mi capita di riavendo Kenshiro insieme, veramente? Deficienti. Lo skinhead Derek Wynyard di American History X, uno spettacolare Edward Norton, quello di prima. Ciao Massimo, ti ricordi di GTO? L'abbiamo già parlato. Sì. Secondo Massimo, secondo te, più difficile per un personaggio che è più simile a te caratterialmente o no? Ah, cioè, bella domanda. Stai è più facile. Non ci ho mai pensato. Manco io. Perché poi non è che stavo a pensare come siamo infatti, noi, no? No, perché arrivo là e sono assolutamente tabula rasa. Sì. Lo sai, però uno in cui ti ritrovi. Uno che è me, secondo me è più difficile. Vero? Sì, secondo me è più difficile. Perché hai. Cioè, la tua esperienza, no? No, perché secondo me è più difficile fare te stesso. Sì. Secondo me è più facile fare un altro che è completamente diverso da te. Sì. E andare dietro a lui che sì, c'è là sopra. Perché, perché proprio noi abbiamo un atteggiamento alle Gio che è di. Cioè, passa l'anello, noi guardiamo l'attore e stiamo lì per fare quello che fa lui. Sì. Quindi secondo me è più difficile fare se stessi. Sì, se ci metti. Rischi di metterci del tuo. Oh, ci hai messo in difficoltà questa sì, domanda. Sì, è una bella domanda. Donato, bella domanda. Bella domanda. Luca D'Ambrosis, che tu conoscerai, ti vuole mettere ancora più in difficoltà. Com'è stato doppiare Kenshiro? Guarda, chiedi a lui. Un bucio di culo pazzesco. Grazie per la dedica a Lucia e Ignazio. American History X è del 99. Per essere chiaro? Quindi so 18. Ho detto 20 anni. Ci stavamo quasi. È buono, dai. Ancora riesci a posizionare. Era del 99. Massimo, Fight Club, dice Luca. Sì, bello, bel film. E diciamo che era Dottor Jekyll e Mr. Hyde quel film. Non è che sia ambientato nulla. Sì. La genialità è che lo capivi alla fine. È certo. Questa è la cosa geniale. È un film che ho amato per questo motivo. Perché te ci ha fatto cascare pure a te. Perché ci aspetta un attimo. E sono gli ABBA, The Winner Takes It All, terzo pezzo, è gratis, è tutto gratis qui, portato da Massimo D'Ambrosis in diretta su Radio Cigliano a dopo cena con Di Oggi. Stavamo parlando di come passa il tempo. Di come passa il tempo, è vero, stavamo parlando di come passa il tempo e cominciamo a non ricordarci nulla, è bellissimo. È bello questo, è bello. Perché prima forse era una piaggeria, mo è proprio vero. Sì, no, adesso io mi scordo tutto. Tutto, sì, sì. Presentano una persona dopo un minuto ho già scordato. Vero? Questo è un classico. Questo è un classico vero. Però è bello essere così inconsapevoli, no? Sei un po' rincoglionito. Io sono inconsapevole. Invece tu no, io so, no, so proprio pane e pane a vino. Sì, sono proprio rincoglionito, non me lo ricordo. Massimo, come è stato avvicinarsi a un cult come Daitarn 3, reso immortale da Renzo Stacchi? Lì ti sei troppo divertito, si vede e ci hai fatto sognare. Sì. Pure questo è qualche anno fa. Anche lì rientriamo su un. Tra l'altro, quella bellissima serie, secondo me, veramente. Sì, era molto bella. Io l'unica cosa, Daitarn, non lo conoscevo perché io quando ero giovane non l'avevo vista.
perché era un po' successiva. Era un po' successiva, robot. Ero già cresciuto. Sì. Quindi già stavo in giro a chiappar donne. Non si guardano più i cartoni. Non si guardano più i cartoni. Sì, e quindi poi devo dire l'ho riscoperta dopo, perché non era male, era molto bella. Era sì, bella. Era bella. Allora, il doppiaggio di Rosewood abbiamo risposto, già Marco. Detto, quindi Marco, te lo vai a rivedere, perché questo video lo potete trovare alla fine della trasmissione sulla pagina YouTube di Radio Cigliano. E visto che io voglio che tocchiate con mano esattamente quello che vi sto dicendo, perché non voglio turlupinarvi né piave per culo, come si dice a Roma, questa è la pagina YouTube di Radio Cigliano, iscrivetevi e troverete tutti i video in HD di tutte le trasmissioni che facciamo. Ci sarà anche questa, che sarà caricata un paio d'ore dopo la diretta, quindi andate su YouTube, iscrivetevi, si dice così, e questa è la pagina di Radio Cigliano, mentre invece io questa, posso rivedere tutta la trasmissione, tutta quanta in fare. HD, non solo, ma la puoi mettere sul televisore a 60 pollici, sì, e te la vedi in HD. No, ne la posso fare, ne la posso fare. Finita. No, non ne la posso fare. È un po' come il doppiaggio, no, volta è come il doppiaggio. Questa invece è la pagina Facebook di Radio Cigliano, che però si è aperto tutto, eccola qua. Madonna mia, si apre tutto. Questa Gianmarco Capanna, figlio di Rossella. Ah, ciao zio Massimo, ciao, un bacione amore, grosso. Ciao Gianmarco, grande, benvenuto. Gianmarco. Oh, il like sulla pagina di YouTube di Facebook di Radio Cigliano è duopo e serve ad essere informati delle prossime dirette, dei prossimi dopo cena, delle prossime dirette musicali. Mettete un like alla pagina, pare strano, come diceva Massimo, non ci capisce niente dei social. Noi con la radio purtroppo e per fortuna ci campiamo, quindi mettete i like sulla pagina di YouTube. Massimo, per doppiare scene forti cerchi di entrare totalmente ed emotivamente nel personaggio, oppure riesci a rendere l'interpretazione solo di tecnica senza particolari coinvolgimenti emotivi? Allora, assolutamente devi entrare emotivamente nel personaggio e la tecnica aiuta tanto. Tecnica è proprio la base, come io dico sempre, diciamo che giocare hockey sul ghiaccio, diciamo che è scontato che tu sappia pattinare. Diciamo che la tecnica è la base, sono le fondamenta. Sono le fondamenta. Ok. Sono le fondamenta. Poi però, come costruisci la casa, le fondamenta devono essere solide. No, e le fondamenta devono essere perfette, perché perfette, altrimenti crolla tutto, non sei credibile. Poi però devi costruire sopra la casa. E dopo sopra. Cioè deve essere un progetto, devi mettere i piloni, devi costruire bene, insomma. E quindi è molto importante, secondo me. Allora, attacco solare unito a un colpo della divina scuola d'acuto del grande maestro, siete stati grandi. Beh, vabbè. Cosa fa Babbo Natale in un campo da calcio, dice Luca? Dona doni, madonna, questo è mio figlio che c'ha alla fase del battutaro. Ma intanto mi arriva di là e mi fa: papà, senti questa, e me ne spara 20 una dietro l'altra. Che tu 2 minuti dopo te ricordi manco una, ovviamente. Esattamente, però sono carinissime. Sono carine, sì, è vero. Massimo, quando finisci di doppiare delle scene molto forti emotivamente, poi riesci subito a distaccarti, oppure hai bisogno di qualche minuto per riprendere? Cioè, se fai una scena carica, importante, la finisci e chiedi una pausa e te fermi, oppure puoi andare anche l'anello successivo? Guarda, devo dire che con l'età ho imparato a entrare e uscire nei personaggi più velocemente. Ok, quindi riesci a sganciarti? Beh, sì, si riesce un po', devo dire che riesco a sganciarmi molto più facilmente di prima. Ti riesci a sganciare? Sì, sì, assolutamente. Allora, qui abbiamo letto tutto, c'è anche Emanuela D'Amico, c'è Marianna Manuela è entrata, c'è Niccolò, c'è anche Fabio. Amore, vedi, ci sta tanta gente. Com'è stato doppiare il padre di Buona Fortuna Charlie? E ti è piaciuto? Carino, sì, divertente. Molto carino, molto carino. La serie era fatta bene e devo dire mi sono molto divertito. Un bacione a Leslie Lapenna, che era il direttore, e che tanto non ci farà seguire mai. Ma quello sta sempre su internet, sì, sta sempre sull'iPad, può essere pure. Può essere che ci sei. Sì. Leslie, se ci sei, battilo immediatamente. E invece, ti è mai capitato di fare una cosa, anche magari lunga, e di Madonna, vedo l'ora che finisce? Oddio, anche senza citare, sì. Anche no, senza no, citare. Sì, forse mi è capitato, magari sono anche quei personaggi che non rimangono, sai, quelle serie che non cambia nulla, che rimangono, che dici, ma perché hanno continuato? Ma perché continuano? Che cosa, che non 12 è stagioni della serie che non finisce più? Per fare 12 stagioni un minimo deve esserci qualcosa, deve essere, sì. Di solito sono quelle serie che poi finiscono dopo una stagione o due, che forse non funzionano, e che vedi che dopo le prime 2-3 puntate non decolla. E allora anche il personaggio, l'attore, pure lì, se l'attore è bravo è un'altra cosa, sì. Quando te trovi che la serie non va e quelle pure messi lì che non si sa perché stanno là,
Che dici, ma perché ce l'hanno? E motivo ce l'avranno, eh? Ho capito, a volte. E allora, vabbè, li dobbiamo doppiare, quelli li doppiamo. Quando i personaggi che doppiate stanno mangiando, che fate? Approfittate e vi fate uno snack o fate finta da parte di Mattia? No. Che bellezza! Approfittate. Ma è bellissimo, approfittate mangiando. No, no, facciamo finta assolutamente. Cerchiamo di parlare un po' così, a volte. Come se stessimo. Ah, perché tu mangi quando. No, no, io non mangio, anche perché se mangio non mi esce una parola. No, io sputo poi. Non però a volte mi fanno mangiare. Certo. E a volte mi succede anche che durante le prove mangio e poi la faccio senza mangiare. No, però magari mi mangio se è una cosa buona. No, certo, se è cioccolato, no. Una volta mi sono mangiato tutta una busta di petto di tacchino. Parlavi dopo. Era mezzogiorno, c'era una fame. No, e mangiavo durante le prove e poi durante l'incisione invece mangiavo così e veniva bene. Mi sa che ho capito qual era quel turno, perché sono arrivato io al turno dopo, c'era tutto il tacchino sul avevo sbraiato il tacchino sputacchiando sul leggio. No, merda, una cosa pazzesca. Il doppiaggio verità a te ti piace? Nel senso, il doppiaggio che se quello sta sott'acqua te devi mettere la faccia nell'acqua, se quello beve devi avere la roba in bocca, ti piace? Bello, poi. Ragazzi, sono teorie, a volte sono anche perorate. Ho detto bello. È bello, è bellissimo. Come penserete che cambierà il doppiaggio nei prossimi 30-40 anni, dopo ad esempio rivoluzioni importanti come la colonna separata, eccetera, dice Alessandro? Beh, guarda, nei prossimi 30-40 anni diciamo che io e te non ci saremo più. No. Il doppiaggio cambierà moltissimo. Sti cazzi. Il livello di ironia scomparirà completamente. Devo dire che se ci stiamo io e Massimo a turno, il turno decolla male. Sì, non si parte, diciamo, non è, si ride tanto. Si ride parecchio, si ride parecchio. È vero, è vero. Beh, però è una bella per domanda. Perché quello che lavoriamo insieme una volta l'anno. Non ci fanno mai lavorare insieme, mai. Solo a come ammazziare il capo. Cioè vanno, perché là poi gli diamo le idee anche. No, ci no, buttiamo no, dentro no. E famo casino, ma ci veramente è un bordello. C'è Massimiliano Alto con le mani nei capelli. No, beh, pure Massimiliano si diverte da morire. Sì, da morire. Per me fa ridere. Anche perché ogni tanto fanno delle cazzate quelli che sono veramente da ridere, sono belle. Ti diverti veramente. C'è anche Charlie Scipioni. Stefano è tornato, ciao. Allora, qual è stato il film che ti è piaciuto di più? Guardi che bella domanda che ti ha fatto Fio. Qual è stato il film che mi è piaciuto di più? Ma da doppiare? Eh beh sì. Da doppiare, fammi pensare. Forse Fight Club. Sì. E quello che ci hai sofferto di più? American History X. Là ci hai sofferto, Era una delle prime volte che doppiavo Edward Norton e star lì dietro su quel film era un animale. Si mangiava la telecamera. Mamma mia. Se la mangiava proprio. Era una cosa, devo dire, ho faticato però. Bello. Bello. Il film è bello. Ma poi è bello anche, bello. Secondo me, faticare al leggio, non è. Sì, sì, assolutamente. Cioè, è bello metterci dentro e uscire dalla scena affiatato. Diciamo che erano anche tempi in cui si potevano lavorare un po' in di un certo più, modo è vero, cose, si poteva cosa fare. Che oggi il tempo non ce lo consente. Perché è più difficile fare il direttore che il doppiatore? Dice Gianmarco. E glielo dice sempre mamma. Mamma glielo dice e te chiede la risposta, sì. A te, vedi come funziona. Mamma ha ragione, perché quello delle motivazioni che ho detto prima, perché il direttore oramai è diventato responsabile della lavorazione a tutto tondo, quindi anche di tutto quello che riguarda anche l'organizzazione, le cose che devi finire in quei tempi, devi consegnare in quella cosa, cioè, quindi questo chiaramente toglie tempo alla parte artistica, che quindi che invece dovrebbe essere dovrebbe la cosa essere, il principale. Direttore dovrebbe solo pensare a quello. C'è anche Alessandro Campaiola, ciao Ale. Grazie, ciao. Di essere con noi. Dammi un altro pezzo, Massimo. Anzi, già lo so qual è il tuo pezzo, l'ho anche caricato. Sì, l'ho anche caricato, eccolo là. Allora, questo è un pezzo del 1982. Ammazza quanto sono vecchio. Sì, in effetti, aspetta, fammi ma vedere, perché pezzi no, sto a vedere il beh, non hai portato della roba del 90, del 95, sì. Qualcosa hai portato? Mi sono fermato nel 95. Alessio, mi sono fermato nel 95, è grave sta Senti, cosa. Non è in scaletta. Un pezzo di oggi che ti piace a te, ce l'hai? Oggi, 10 anni fa, 5 anni fa, un pezzo che ti rimane? Ci devo pensare. Ci devi pensare, Non è una cosa che ti esce immediata, no, così. No, ci devo pensare. Mm. Pensare, e non ha l'importanza che hanno questi. Questi sono importanti e per sono te. Importanti. E lei, Bonnie Tyler, che cosa ti dà? Che cosa beh, perché l'hai portata? Diciamo che allora era il periodo dei videoclip.
quindi erano le prime cose, le prime videoclip che si vedevano in televisione. La canzone è molto bella, parla di una donna che comincia ad avere un'età, si sente sola e chiede aiuto all'uomo che è vicino. Io da questo punto di vista sono molto sensibile a questo, e quindi t'ha colpito? Ma con una canzone che mi ha colpito, proprio colpito. Allora ascoltiamoci, perché sì, tra l'altro è un pezzo veramente eccezionale. Beh, come ho detto, un pezzo del 1982 in diretta su Radio Cigliano, quarto pezzo di Massimo De Ambrosis, lei è Bonnie Tyler e questa è Total Eclipse of the Heart. Bello, tra l'altro questo è un pezzo arrangiato in una maniera strepitosa, veramente eccezionale. 3287948796 per mandarci il vostro contro selfie di giornata, che mandiamo in onda in questa veste un po' piccola, però oggi funziona granché tutto quanto, meno male che almeno un po' funziona. Questo è Donato, che ha fatto una bella domanda prima, tra l'altro. Grazie Donato di essere con noi. Grande Donato. Chi ci manda la richiesta al WhatsApp 3287948796, lo vedete anche a video, vince, avrà il contro selfie. Ah no, pensavo vince il contro. Io volevo risparmiarci, c'è chi fa i magliette, i penne, non faccio una foto, gli amando. Lasciamo una lira. Ma come si fa? Se non siamo magnati tutto, ma non nel senso letterale. Siamo proprio magnati completamente. Vediamo ancora chi c'è. Beh, aspetta che voglio capire se è carica. Chi è, perché mi dimentico. Oddio, sai che non c'è il nome. Dici chi sei. Ah, Lorenzo, eccolo qua. Guarda che cosa ha fatto. T'ha fatto una dedica. E lui che carino, le fa al volo. Beh, grazie. La fa al volo. Poi questa te la giro. Ma che bella. Te la giro su WhatsApp. Sì. Questa è bellissima. È bellissima, grazie. Che grande. Carino. No, poi sono bella. Bravissimi. Una cosa veramente. Cioè, questa è proprio per te. È dedicatissima. Bellissima. Con la data stupendo, di oggi. Stupendo. Quindi è proprio. Grazie. Questa è da poster. Bella, proprio bella. Grazie Lorenzo. Bella. Allora, vediamo qualche altro WhatsApp, perché stiamo accalcandoci. Stasera sono in studio a registrare il nuovo album della mia band, al quale forse parteciperà anche Alessio come cameo vocale, è vero, e mando a entrambi un super saluto. Vi vedrò domani da YouTube, saluti da Padova da parte di Matteo. Lo Eccolo conosci? Qua, sì, ah. E sta registrando, poi probabilmente stiamo lavorando insieme a un progetto, vedremo se è bello vedere anche altri studi. Bello, ti piace? Bello, guarda che figo, bello. Però c'è uno schermo solo, tu ce n'hai quattro. Ma magari l'antelaterale ce l'ha tutti, ce l'ha tutti di là. Che belle casse che c'ha. Tu c'ha. No, io non ce l'ho, io ho quelle della Grietti, c'ho la monnezza quelle. E tanto la sentiamo in cuffia, non te frega, scusa. Va bene così. Grazie mille, andiamo avanti. E c'è Giuseppe che dice: meglio l'originale di Kenshiro o la parodia? Ci sta guardando. Oddio, qual è la parodia? La parodia, questa è l'originale e questa è la parodia, un secchetto con le sette stelle dell'orso praticamente e le sette stelle dello Dio Cuto dell'orso maggiore. Mi hanno fatto una parodia. E pare di sì, che hanno fatto una parodia, però io della parodia non ne so niente, veramente, quindi non so dire. Grazie mille dei contro selfie. C'è Lillo che è... Allora, il terzo ce l'ha fatto vedere. Oh, il terzo era Dito Corto. Ah, Dito Corto, grande. Eccolo qua. Grande, bravo. Lo rifacciamo vedere. Bello. Grazie mille. Era grazie, proprio Dico Corto. Bello, ti fanno le dediche proprio al volo. Bellissimo. Sono fatte immediatamente. Grandissimi. Beh, smanettoni pure loro. Bravi, bravi. Tu sei smanettone anche con le immagini, sei uno che gira. Mi diverto a fare i fotomontaggi. Ti diverti? Sì, sì, sì. Ma sei anche fotografo tu, ti piace anche fotografare? Prima fotografavo, poi un bel giorno ho capito che... Ma scusa, questa la dobbiamo mandare. Ah, ma questa, questa te la dovresti ricordare. E questa l'ho fatta, sì. Questa ma l'hai ma fatta. È stata qualche giorno fa. Questa l'abbiamo fatta qualche giorno fa. Grande, in una sala. Grandissimo, Sasha. Grande. Grandissimo. E poi andiamo avanti. Quanto manca? 40 secondi, forse riesco a farne qualcun'altra. Oh, questo è Emanuele che ci manda sempre il suo selfie, che è un po' inquietante, però a me piace molto perché si monta in trasparenza addosso a noi e diventa un po' un ectoplasma che ci segue. Sono fighe queste fighissime cose. Sono bravi. Beh, vabbè, sono cose particolari. Grandissimo, tra l'altro con le notifiche, grande, carino, ci piace, grandissimo. Carino. Torniamo in diretta sulla radio.
Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, in diretta alle 22:22 su Radio Cigliano a dopo cena con Massimo De Ambrosis, che questa sera si sta veramente, stiamo veramente ammazzando dalle risate, diciamo la verità, ma assolutamente a vostra disposizione per Classi Suda, per tante domande che ci piace, a cui ci piace veramente rispondere a tutti quanti. È arrivata anche Franca, ciao, buonasera Franca. Massimo, pensi che nella TV di oggi ci siano troppi reality a discapito di prodotti migliori come gli anime, che ormai vengono doppiati molto meno rispetto agli anni 90? Confronto reality anime. Guarda, ti dirò, ogni stagione ha i suoi prodotti. In questo momento, evidentemente, il pubblico vuole quello. E quindi noi ci adattiamo. Noi ci adattiamo. Noi vecchie pantegane ci adattiamo. Tra l'altro, i reality che sono diventati sempre più complicati, ancora più complicati, sì, di un film a volte. Sono anche doppiati. Un po' ripetitivi anche quelli. Per forza. Non sanno più che inventarsi. Sì. Quanti ne fatti di cucina? Quanti ne fatti dei mostri, dei forni, dei cose, capito? Però, vabbè, però devo dire, alcuni sono anche molto belli, perché comunque ti fanno vedere delle realtà che noi non conosceremmo. Sì. E invece... Io penso sempre una cosa, che comunque devono fare una trasmissione, quindi o te seguono per 6 mesi e poi montano l'ora, oppure c'è un po' di sceneggiatura sotto. Un po' di sceneggiatura. Deve esserci per forza. Un po' di sceneggiatura. Perché altrimenti non fai la trasmissione, se non chiudi. Se no è una rottura di coglioni. Sì, cioè, capito. Se non c'è qualcuno che scrive... No, io poi... Cioè non è che posso fare un documentario su Pizzicarolo che taglia la mortadella, perché alla terza fetta la gente cambia. Sì, cioè, infatti, quindi, palle. Deve succedergli qualcosa a Pizzicarolo. Non so, una cosa sbraca. Che tagliando la mortadella si taglia il dito, capito? Un po' macabro. Poi viene operato in diretta. Però è vero, però è bellissimo. Allora, Massimo, c'è stato qualche momento difficile o faticoso a doppiare Vegeta? Vegeta. Dato che tante volte cambia i toni, gridi di rabbia, urla o alla trasformazione, dice Sasha. Io ho doppiato tanti anni fa Vegeta. No, mi ricordo che era il... Sì, il personaggio sì, era tosto, perché c'erano questi combattimenti, queste cose, era sempre incazzato, c'erano tutti questi capelli dietro, sempre con questi capelli... Tutti incazzati su sto manga. Non c'era uno che arrivava e diceva: ah, che piace per l'Exotan, cos'è una birra? Non ti piace aggressivi a te, pure a te ti devi via un cosa. Che cavolo. Vero, insomma, erano di quelli energici, che la mattina che sei, quella mattina che sei scarico, sì. Non devi fare di mattina quelli. No, quelli si facevano pure di mattina. No, vabbè, da morire. Sì. Di mattina dovevi già arrivare incazzato al turno. Oppure era veramente la catarsi, quella assoluta e totale, quella che uscivi dal turno e poi potevano pure venire addosso con la macchina. Non ma che te frega. Quando esci dal turno non c'è nessun veramente problema. Assolutamente sì. Luca ci fa un'altra domanda. Abbiamo detto che il doppiaggio è cambiato rispetto agli anni 60, 70, 80, 90 e oggi, ma il doppiaggio è migliorato? Ti fa un'implementazione rispetto a tempo fa? È migliorato tecnicamente, secondo me. Quello sicuramente. È migliorato tecnicamente. Se oggi vedete un film in bianco e nero, vi prende un colpo. Sì. Per il suono e per il sync. Però si accordava con la pellicola dell'epoca. Ma si accordava col pubblico dell'epoca. Anche sì. Oggi sono più esigenti. Sì. Oggi sono tutti molto più esigenti. Non so se è meglio o peggio. Sicuramente abbiamo perso su alcune cose, ne abbiamo guadagnate su altre. Però è anche bello avere tutte le piste incise disponibili, anche per quando fai il direttore. Sì. Prima te dovevi ricordare, se l'avevi fatta il lunedì una battuta e andavi a fare una... Vabbè, all'epoca si lavorava insieme, quindi gli anelli li chiudevi. Ma una scena fatta il lunedì, una scena fatta, a volte succedeva, una settimana dopo, 10 giorni dopo, il direttore si doveva andare a ricordare che cosa era successo, come era stata fatta quella scena. Però è anche vero che tu, per fare un film, ci mettevi anche un mese e mezzo. È vero, sì. Cosa che oggi un film si fa praticamente in due una settimana. Quando è grosso 2 settimane. Sì. Tu invece lavoravi per un mese e mezzo su questa cosa, quindi eri full immersion. Facevi solo quello, non facevi altro. Anche come attore facevi solo quello a volte, perché, sì, perché eri impegnatissimo. Tu facevi un film come attore, come protagonista, facevi 20 turni. 20 turni, 30 turni. Turni. Infatti dicevano: no, io non posso per 2 settimane perché faccio un film. Adesso noi facciamo il film e incastriamo però, tutto. Sai, una full immersion, tu ti ricordi esattamente tutto quello che hai fatto. Era più facile da questo punto di vista. Questo è vero. Però insomma, avere le colonne che puoi ascoltare subito quello che è successo, soprattutto con noi che lavoriamo con le colonne separate. Che senti come l'hai fatta dire e puoi correggerla. L'ho fatta dire male questa battuta, no? Può succedere a volte che dici: no, questa è uscita male, la rifacciamo. Erano diversi prima, facendo una scena, c'è il tempo di stracorreggere il copione. È vero, oggi tante volte, oddio, non l'ho corretto perché magari vai di corsa. Sì.
non è bello lavorare. Senti un po', il mestiere del dialoghista to court, nel senso, io ho sempre detto che il dialogo fa il 50% del doppiaggio, sì, e il 50% è tutto il resto, sì, anche il mix, anche il controllo voci, sì, tutto quanto, la distribuzione, sì, l'attore, la voce, eccetera eccetera, perché se il dialogo ti porta, già c'è lui, ma il dialogo ti mette sugli occhi di lui, hai fatto, il doppiaggio, sì, è perfetto, è andato. Come lo vedi proprio il mestiere del dialoghista? Il mestiere del dialoghista è difficilissimo, perché tu devi prendere una cosa in una lingua e farla parlare in un'altra lingua, è una cosa difficilissima. Per quello che se il dialoghista è il direttore di doppiaggio è tutto più semplice. È tutta un'altra cosa. È, tutto più è tutta un'altra cosa. Non... Parti già con un grosso vantaggio. Certo, parti è con vero. Un grosso vantaggio. Alessandro chiede: quali sono le condizioni migliori per andare alle GIO e quali le peggiori? Mi riferisco, ad esempio, a un buon cattivo direttore, eccetera. Ma questa non l'ho capita. Aspetta un attimo. Allora, quali sono le condizioni migliori per andare alle GIO e quali le peggiori? Se c'è un buon direttore, un cattivo direttore, è certo che se c'è. Con un buon direttore, un bravo direttore, certo che è più facile. Poi è vero che noi abbiamo le condizioni sempre lui peggiori come riferimento. Senza aria condizionata, a costo caldo. No, c'è un nostro collega che spegne l'aria condizionata. No, vabbè, pazzo completamente. Io entro, l'altro giorno sono uscito da un turno dove mi sembrava di essere, ero l'uomo più felice del mondo. Sì, avevo impostato io la temperatura della sala ed era vivibilissima, veramente. Sono uscito e nella sala d'attesa ci sarà stato uno sbalzo di temperatura di 35 gradi. No. Una cosa infinita, veramente. Una cosa ci sta sfondando. Ci sta distruggendo. Allora, ti piacciono i Pooh, chiede Luca? Mio figlio, che disgraziato. E li leggo tutti, ne abbastanza. Abbastanza. Perché? Che c'è? Un altarino dietro? C'è qualcosa dietro? No, non sono mai stato un amante dei Pooh. Dei Pooh. No, non sono mai stato un amante dei Pooh. Il cantautore italiano che per eccellenza per te chi è? Cantautore italiano per eccellenza. Aspetta, Di getto però. Battisti. Sì, perché ha fatto un'epoca. Ha cambiato la musica. E lui non è cantautore, però. Era anche autore. Era autore, sì, ma lui era autore. I testi sono de Mogol. E anche suoi. Lui ci metteva un po' una mano. Una parte era anche è autore. Vero. Il Trono di Spade avete finito o state continuando, chiede Sasha. Stiamo continuando. L'ho fatto oggi, porca troia, stiamo continuando oggi, sì, anche oggi agosto, a mezzogiorno anche agosto, fatto, sì, di pranzare stavo facendo Il Trono di Spade, va sappiatelo. Bene, lo puoi dire con la riservatezza? Sì, lo diciamo, vaffanculo. No, non lo potresti dire. Allora, c'è Chandler, che spettacolo, e c'è anche Laura Boccanera. Ciao, bella Laura! Bella sei tu, grande. Non siamo noi. Ma come, qual è la parodia, Massimo? Non ricordi Onizuka? Sono venuto a salvare Giulia da voi canaglie, il mio nome è Kenshiro. Ah, quella era una scena di Onizuka? Giuseppe, io c'ho un po' di... Non è che mi ricordo tutto, capito? Non mi ricordo più tutto. Dovete essere pazienti con noi, siamo anziani. C'è anche Federica, ciao Fede, che ci sta seguendo. Bella. Allora, combinazione, ho appena visto su Netflix il trailer della serie Ozark. Mi è sembrato di riconoscere la voce di Massimo. Sì, ho ragione? Fatto, già fatta, doppiata tutta, finita, doppiata tutta serie. Tutta rapida, veloce? Tutta serie, no, ma la veloce Massimo la fava. Comincia presto, finisce presto. Perché parlava come un... Aveva fatto un milione di righe, parla solo lui. C'erano delle pappardelle che non finivano. Sai quei turni più. Che entri e quando e non hai esci. Finito, quando hai finito sei stordito, no? Sì, che è successo? Oddio, così. Ma che giorno è oggi? Sì, sì. Ma chi sono io? Diretta da Eleonora De Angelis. Grande Eleonora, grande. Un bacione enorme. Allora, la scena di GTO l'abbiamo detto, Carlo, ma non ci ricordavamo. Bonnie Tyler, questa canzone è pazzesca, dice Anna Chiara. Ciao Anna Chiara. E ci dice anche Dai coi reality. C'è anche Domitilla D'Amico che ti manda un grande. Bella, grande. E c'è anche Laura Cosenza, grandi tutte bella e due. Laura. Grandi e belle. Allora, complimenti Massimo per Spike Spiegel di Cowboy Bebop. Bella, bello quello. Sì, carino, che divertente quel personaggio. Quello è stato figo. Molto veramente. Carino quel personaggio. Bello. Allora, l'ultima volta che hai doppiato Vegeta era soltanto l'anno scorso. Questo perché ricordarti. Sì? Ragazzi, abbiate pietà di lui, veramente. È così? Dragon Ball Z, la risurrezione di F.
È vero! Porca troia! Me lo ricordo, sì! Stasera il disegno, dice Lorenzo, l'ho fatto al volo. Non l'ho fatto al volo, ma di Lorenzo pomeriggio, quello che ti ha fatto il disegno. Ce l'ha fatto, dice, non l'ho fatto al volo, ma l'ho fatto 3 ore fa, capito? Porca troia! Però, bravo, bravissimo, dai, eccezionale. Allora, spero che vi sia piaciuto moltissimo. Massimo, cosa ne pensi della censura nelle serie televisive, nei cartoni animati? Sappiamo di che cosa parliamo, no? Del fatto che quello dice vaffanculo e noi diciamo sì. Piripicchio. Allora, e qui entriamo in un campo che secondo me non... Non se ne esce, vero? No, esprimo un'opinione. Purtroppo esistono delle leggi, protezione dei minori, eccetera, eccetera, e quindi in determinati orari è giusto che... diciamo si faccia un po' di pulizia su certe cose, diciamo che magari sbagliano l'orario della programmazione, l'orario della messa, no? In onda sbagliano il target, però sì. Che se lo vuoi trasmettere a quell'ora è così, bisogna che dobbiamo fare noi per un certo periodo. Adesso diciamo che mi astengo da un giudizio, adesso va meglio perché molto spesso le parolacce ne facciamo ma un grande uso, sono state sdoganate, ma noi c'era un periodo dove in automatico, ma anche l'attore che era al leggio trovava vaffanculo e metteva accidenti immediatamente, subito, proprio in automatico, senza neanche chiedere al direttore, perché era praticamente impossibile. Adesso va meglio, adesso c'è solo su alcune cose ma religiose, sì, che loro sono un po' magari più sessuali, troppo spinte, sì, in determinati orari. Come ricordo sempre in una puntata di Cobra 11, che è una serie che faccio da 200 anni, in una puntata all'ingresso della puntata era una ragazza che stava chinata mentre quello guidava, gli stava chinata sotto il volante, questo per dire un po' che stava facendo, e lui mano a mano che gradiva leccava delle banconote e le attaccava al vetro della macchina. Quindi più lei era brava, più queste banconote. A un certo punto, tra lei e le banconote che hanno coperto tutto il vetro, si faceva un incidente. In Italia c'era un incidente. E basta. Sì. La scena cominciava con l'incidente. L'incidente. Non si sapeva perché c'era stato l'incidente. E vabbè. Vabbè. Allora, ti è mai capitato di cantare in un film? Mi pare di sì. Proprio col sì. maestro, stiamo dicendo. Sì, sì, sì. Mi pare capitato. Di sì. Non mi chiedete dove, però mi pare proprio che ho cantato. Non mi ricordo in quale film. Però ho cantato. Massimo, nelle serie TV vi danno una scadenza di tempo, un limite per doppiare una stagione di una serie per via della messa in onda? E quando si tratta di serie di low budget vi danno un limite ancora maggiore di tempo? La scadenza è la messa in onda, e quindi a volte la messa in onda quando è domani, quando arriva a volte la messa in onda è domani, noi lo stiamo so, in ma un periodo il materiale tu lo devi doppiare perché poi c'è la messa in onda, hanno già venduto gli spazi pubblicitari, quindi è quel, quando parliamo di velocità del doppiaggio, quello è il problema. Una sì. volta arrivava una serie, era già tutta girata, già tutta fatta, si doppiava e poi si mandava in onda. E non è una giustificazione, però non è una giustificazione, però se noi abbiamo il materiale il lunedì e dobbiamo consegnarlo il lunedì della settimana dopo, hai voglia a dire che ci mettiamo attenzione, grazie che può scappare qualcosa. Quella settimana tu devi fare l'adattamento, la distribuzione, andare doppiarlo. A organizzare il lavoro, doppiarlo, il mixarlo e consegnarlo. Ragazzi, quelli sono i tempi, infatti adesso per questo ci stanno mandando a volte i preliminari, per darci la possibilità di essere in anticipo, per abituarci a doppiare sul nulla, sul nulla, così almeno sul nero. Veramente, io quella puntata di Trono di Spade, tu devi aver fatto veramente il definitivo, perché io a Sandra Cervo gli ho detto vedo niente, sì. E lui mi ha detto io poi ho visto il definitivo e te posso dire che se vede tutto, ho fatto gli auguri perché non vedo proprio niente io. Vabbè, purtroppo i rifacimenti no, è andata allora, bene, è andata bene. La voce guida a volte aiuta, è un po' amica, la voce amica. Grande Massimo da parte di Irene, Laura Cosenza, bravo direttore anche Massimo. E Ernesto manda un salutone, c'è anche Fabrizio Mazzotta. Oh, Fabrizio, che ciao. Vedi, il Vegeta, lui lo conosce bene, sì, dice che è stato vero, un ottimo vero, Vegeta. Vero. E, del cartone Disney Gargoyles, ti ricordi qualcosa del tuo doppiaggio di Broadway nel cartone Broadway, Disney sì. Gargoyles? Aspetta, Gargoyles, Anna Rita Pasanis. Era la direttrice, erano dei cartoni, sì, me ne ricordo. Non mi ricordo tantissima, abbiate pazienza, veramente. Mi ricordo vagamente il personaggio, era una cosa ambientata. Non mi ricordo, c'era una chiesa, perché loro erano questa specie di mostri, sai, Gargoyle, quelli che spuntano sì, come no. Delle chiese gotiche. Le facce... Sì, le cose delle chiese gotiche, sì, no? Sì, quei sì. mostri che escono da lì. Ed erano questi mostri di pietra che poi diventavano vivi. Sì, sì. attenzione. Ernesto ti chiede se gli dici qualcosa con la voce di Aram Benjo.
ci mettono in difficoltà, eh. A me mi mettono in difficoltà. Ma figura da me. Arambenjo, eh? La serie? Aiutaci, Ernesto. Ernesto, aiutaci. Noi andiamo avanti, ma tu aiutaci. Aiutaci. Allora, Massimo, che cosa mi dici di CSI? L'abbiamo già detto, Andrea. Alessio, Cobra 11, che trasmettono in questi giorni, è la serie nuova. Sì, è la serie nuova ed è cambiato, ecco, il compagno. Hai capito, grazie, è Franca. Cambiato. Parliamo di Blindspot, me ne abbiamo già parlato. Laura, che credo che Laura sappia qualche cosa. Certo, infatti, immaginavo. Lei è una delle autrici dei copioni di Blindspot. Immagino. Brava, anche un bel Laura. Culo. C'è anche Valeria Vidali. Ciao belli, vi ascolto mentre metto la rete sul terrazzo, visto il gatto aspirante suicida. Brava, metti la rete, questi, brava. Daitan 3 era la serie di Arambenjo. È vero, Arambenjo, certo, Daitan 3. Certo. 3. E com'era la voce di Daitan 3? Ragazzi, siete clementi. Non me la ricordo. Veramente. Andiamo a far vedere l'alieno intelligente che ci manda il suo selfie con Cagnolino. Guarda che carino. Grazie, a noi ci piace vedervi in faccia. Quindi mandateci i vostri controselfie. 328-7948-796. Ti piace? Bello. Ale, mi sembra che ho dimenticato una cosa, la prenotazione del selfie di giornata, ma te lo mando sicuramente. Buonasera da Franca, che ci sta guardando, è più dimostrato di così non può essere. Vabbè. Siamo assolutamente a video e facciamo vedere il controselfie di Franca da Torino, che ci segue sempre, è un assiduo della radio. Grazie Franca e grazie a tutti voi che state... Oh, ma state condividendo sulla pagina Facebook? Condividete, fate il vostro dovere o piacere, come mi piace dirlo a me, perché dovere non mi piace, dovere non deve esserci. Bene, ho esaurito per ora le foto. Quinto brano. Oh, adesso introduciamo questo quinto brano. Introduciamo, ne abbiamo già, l'abbiamo già accennato. Ne abbiamo già parlato. Ne abbiamo già parlato. Allora, questa è una delle serie, secondo me, storiche della televisione mondiale. Sì, sì. Ha cambiato un po' la storia della televisione. Ha cambiato veramente. Sì, e sono quelle pietre miliari. Sì, sì, quelle cose che succedono una volta ogni tanto, non succedono spesso. Ma stagioni, ha cambiato anche te. Sono cresciuto. Sì. Ci sono cresciuto e 10 anni di serie ed è stato divertentissimo. Divertentissimo. Mi ha detto Eleonora che all'inizio lavoravate tutti insieme, poi vanno separati, sì, subito. Non si andava avanti. Maschi e femmine, ma non poi dopo pure basta. Poi manco da soli. Alla fine volevano metterci in stabilimenti diversi. No. Città diverse. Città diverse. Senti, domani mattina è il turno a Mosca. Sì, perché c'è devi fare. Ma Viterbo, invece Eleonora ce l'ha a Napoli. Però insomma, una bella serie questa. Bella, bella, che bello, quanto ci siamo divertiti. Ma tanto, proprio tanto. Grande, gli autori erano spettacolari. Geniali, loro bravissimi, geniali, loro... sono riusciti a fare una serie 10 anni senza mai buttare una puntata, erano tutte divertenti, non ce n'è una dove ti annoi un minuto, fantastico. E voi proprio sulla note di questa canzone avete fatto quel video famoso, sì, a Cattolica. A Cattolica, quel video andatevela a vedere su YouTube, credo, sì, che basta, trovate su YouTube. Parodia sigla Friends, credo, mi sembra che ho cercato la sigla di Friends con le stesse in mosse, italiano, sì, e la trovate perché è veramente carina. Allora andiamoci ad ascoltare, è il quinto brano che porta Massimo De Ambrosis a Dopo Cena con Stasera. Loro sono i Rembrandts e questa è la sigla di Friends, I'll Be There For You, in diretta su Radio Cigliano. Anche la sigla era... Tra l'altro, lessi una cosa, che gli attori di Friends, quando ascoltarono la musica, dissero non ci piace questa musica. No, vero. Dissero no, non ci piace. Vero. E poi invece è diventata un successo mondiale. I Rembrandts, solo questa... Perché e basta. Non è che, sì, poi, credo che abbiano fatto i miliardi. Sì. Ma hanno fatto ci bene. Campano di rendita. Lo facevo pure io. Scrivo questa, arrivederci. Ma scusa, è come Gangnam Style, che fai quel pezzo. Basta, è finita. Basta, hai fatto quello. Hai fatto quella, tra l'altro, leggevo oggi su YouTube che da quanto c'è di Gangnam Style? Saranno 5-6 anni. In questi giorni è diventato il secondo video. Perché è stato fino ad oggi il primo video più visto. Fino ad oggi, fino a pochi giorni fa, adesso è diventato il. Cioè, te rendi conto? I soldi che si fanno. Gangnam Style. Gangnam Style. Questo vuol dire veramente quando c'hai l'idea fulminante o il bucio fulminante, quello, diciamo che quello aiuta parecchio, aiuta veramente. Allora, noi adesso ci facciamo il selfie di giornata, lo prepariamo immediatamente, sperando di non apparire troppo sudati, perché veramente siamo bagnati fradici. Eccoci qua. Ci facciamo il selfie di giornata, ne faccio due, la telecamera sta qua dove vedi, ti indico, e un, due, tre. Abbastanza idioti, eh? E dai,
È pronto il selfie di giornata 3287948796 per averlo. Mi raccomando, fatene richiesta esplicita, altrimenti non ve lo mandiamo manco morti. Anche perché non sa neanche chi cazzo mandarlo. Ma quindi... Ma se sei sicuro che qualcuno lo vuole sto senso. Guarda, adesso vedrai. A parte... sicuro, eh? Sì, 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 sono sicurissimo. Veramente lo vogliono e ne sono. C'è anche Emanuele che segue Radio Cigliano, che ha creato la pagina dei selfie di Radio Cigliano e ci sono tutti con tutti i selfie che di bellezza. Tutte le persone che sono intervenute. Che bellezza! No, è figo, è figo. Me lo sto a mandare. Beh, io direi il secondo, questo qua, dai. Questo è più idiota. Questo dai, è più idiota? Due deficienti. Dai, dai, siamo veramente due deficienti. Dai, due idioti. E siamo. Cioè, famo 100 anni in due, dai. No, vabbè, ma di più. ma magari solo 100. Quanto manca? 40 secondi. 40 secondi. Lo posso copiare e iniziare. Oh, qua ti chiedono di portare l'Oris Lodi, Mi chiamano, mi porta tutti, ma purtroppo io sono un po' limitato. Mi chiamano l'Oris Lodi. Allora, sempre in diretta 3287948796 è il WhatsApp per avere il nostro selfie, ma adesso dobbiamo tornare in diretta in radio e ve lo mando nel prossimo fuori onda. Come dicevamo, non avrebbe fatto una lira questa canzone se non fosse stata associata a Invece Friends. Ha fatto la fortuna di Rembrandt. Loro poi hanno fatto anche altre cose. Ti è capitato di doppiarlo in altre situazioni? Lui? Sì. O sono quelli che poi hanno fatto la serie? No, 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 no. Vabbè, quella di Eleonora lo sappiamo. Ha fatto qualche film. Ha fatto qualche film. Sì, sì, un po' di film, FBI, protezione testimoni, queste cose così. Non tantissimo, però. No, non tantissimo, ma lui è un po' più cabarettista. Poi credo che abbia avuto grossi problemi, come tanti attori americani, di alcol e droga. Che miseria, questo mi dispiace. A me perché... questa cosa mi fa incazzare. Bravo, c'hai ragione. Cioè, questi che c'hanno tutte le fortune, c'hanno i soldi, c'hanno, so, famosi. E donne, perché figurati. Che fanno? Eh? Bevono. E se e se fanno? Se pippano. Se pippano, sì. Vabbè. No, anche perché loro guadagnavano l'ira del Dio a fa Friends. No, a fa Friends hanno prendevano guadagnato... delle cifre mostruose. 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 Il problema è che ogni tanto si diceva che lo chiudevano proprio per quello. Perché loro sì, erano sei sì, e pagare sei cachet così importanti era. Vabbè, dai, hanno fatto arricchire la. La produzione si è arricchita tanto con i Friends. Allora, cambio domanda. Complimenti a entrambi, siete eccellenti professionisti. Andrea, cambia domanda. Alessio, ci porterei mai Loris Lodi? L'hai detta apposta. Vediamo. Lo invito e vediamo. Massimo, Max Strong in Sherlock Holmes. Ah, sì, carino, carino pure quel film. Carino pure molto, quello. Molto sì. Divertente. Carino quel allora. Per questioni di orari e target ci sta, parlavamo del discorso dei tagli, credo. Ad esempio, quando Masterchef andava su Sky, dicevano vaffanculo, invece ora che va su Cielo dicono fottiti. Ma penso che sia stupido censurare la parola uccidere negli anime con eliminare. Io ne so una meglio. Cioè? In una nota sit per bambini Disney, non si poteva dire ti amo, si doveva dire ti stimo. Ti stimo, sì. Vabbè. Ragazzi. Quelle però sono direttive che vengono dagli Stati Uniti, Non lo possiamo. È un altro modo di pensare. Però se loro dicevano I love you, perché noi diciamo dobbiamo dirti stimo? Perché devo andare sul canale. Secondo me un po' di zampino americano ci sta. Sì. Ti ricordi una puntata di Friends in particolare che ti è piaciuto doppiare? Chiede Marianna. No, tutte mi sono piaciute. Tutte quante, però c'è una scena che mi ricordo dei Friends che mi fece molto ridere. E c'è una carrellata dove loro vengono inquadrati, ognuno ha la voce pensiero. Sì. E quindi ogni personaggio si sente solo la voce pensiero. E a un certo punto arriva quel personaggio che faceva Vittorio, mentre tutti dicevano delle cose particolari. Quello parlava, diceva: ah, no, perché io qua ho questo problema. Eccetera, quindi eccetera. Cose pesanti. Arriva il personaggio Vittorio e il suo pensiero era la la la. E io. L'hai sbragato. Mi sono sentito male perché era una cosa. Il nulla cosmico, però bellissimo. Una delle gag più belle. Quanto vi manca? Tanto. Quella sarebbe carina, un reboot della serie. Ne stanno facendo tanti di reboot. Ma di mo serie. Potrei fare che Friends faccio. Minon, no Friends. Vabbè, in un'altra chiave. Hanno anche fatto, ti ricordi le Sex and the City che dovevano essere delle trentenne, hanno fatto quasi cinquantenni praticamente, hanno fatto reboot anche che erano in là con l'età. Quindi sarebbe carino un po' triste, reboot. Un po' triste. No. Non lo so. Ma questi sanno tutto di me. L'attore di Friends poi l'ha ridoppiato in Mele e Tequila. Sicuri? Non me lo ricordo. Selma Eyerk che la faceva Cristina Boraschi.
sanno tutto veramente. Sanno tutto. Se tu hai bisogno di un curriculum un giorno che lo devi mandare a qualcuno, tu devi mettere una cosa su Facebook. Mi aiutate a fare il curriculum? Te lo fanno. 20 fantastico. Minuti tu c'hai tutto, tutto perfetto. Gemma magro, sì. Ti devo dare i soldi. Poi devo fare un assegno dopo a Gemma. E faglielo, faglielo. Senti un po', cose serie che riguardano il doppiaggio. Ma stavamo sempre a parlare del lavoro, che palle. No, adesso parliamo anche di cucina, che mi piace. Però, anche perché so che tu in cucina c'ha molli eppure parecchio. E quando c'è questa polemica del doppiare sì, doppiare no, sottotitolo sì, sottotitolo no, se avessimo imposto la lingua originale da sempre tutti sapremmo l'inglese come in Olanda, tu che rispondi? Allora, se te lo vuoi vedere originale, dove vedi originale, se te lo vedi doppiato, dove vedi doppiato. Tanto è comodo ormai. Oramai puoi fare quello che vuoi. Quindi... è comodo adesso. Ognuno fa quello che si sente di non fare. Non hai dei particolari suggerimenti da dare su questa polemica? Non mi interessa. È fuori dal tuo radar. È come dire la macchina con le marce o automatica. Sì. Tu come la vuoi? Automatica? Fatela automatica. C'hai ragione, c'hai ragione. E i ridoppiaggi come li vedi quando si ridoppia un film? Purtroppo si fa il paragone ed è sempre perdente. Però purtroppo tanti film vanno ridoppiati perché la tecnologia è andata avanti e sentire un film con un vecchio doppiaggio in televisione sentiremmo un sonoro che è schifosissimo. Purtroppo. Non sarebbe bello, vero? Non sarebbe bello. No. E quindi a volte li doppiamo proprio per questioni tecniche. Sì. Per questioni tecniche. Sì. Quindi non sei nostalgico del vecchio doppiaggio tu? Sì, però è un allenamamento mentale per dire una volta un po' da vecchio doppiaggio. No, nostalgico che ne so, Amadeus col vecchio doppiaggio aveva un sapore, col nuovo doppiaggio ce n'è un altro. Erano anche epoche diverse, venivano lavorati con microfoni diversi, in sale diverse, con attori diversi, direttori diversi, era un'altra cosa. Certo, non puoi fare il paragone, quello è stato il primo doppiaggio e sarà sempre il più bello. Quello storico che ci ricordiamo tutti. Quello storico, certo. Quello che ci ricordiamo tutti è quello, però senti, così è. Parliamo di cucina. Adesso tu stai a regime perché non mangi più. Ma tu sei uno che in cucina si diverte. E io sì, però ho smesso di mangiare. Cioè adesso. Ma smesso di mangiare, ma anche di cucinare? No, cucino. Perché tu sei un compagnone, a te ti piace fare le feste, avere gli amici, invitare gli amici, fare le cene. Sì, no, mi piace cucinare, è una cosa che ho da sempre. Mi piace molto cucinare, trovo che sia. Concedimi l'esagerazione, un dono che fai a chi ti viene a trovare. Sì, cucinare per loro. Uno potrebbe andare giù, comprare una cosa fatta. Un po' di pizza, ma sai, sì, certo. Andiamo a mozzarella e prosciutto. Butti sul tavolo. No, invece no, se inviti fai tu un dono, vuoi fai accompagnarli un in questa qualcosa. Maniera. Sì, e sì. Quando cucini, tu qual è il tuo piatto forte? Cos'è che cucini? Mi piace cucinare le paste. Le paste. E pensa, non ho smesso di mangiare la pasta. Completamente? Quasi del tutto, però mi piace ancora cucinare la pasta. Ti piace cucinare la pasta. Sì, quindi sì, tu sei più primista che secondista? Adesso io come alimentazione sono più secondista. Adesso per forza, adesso ma al massimo forza. Com'è? Vabbè, ero più la pasta, più io le mangiavo. Sì. E dolce o salato? Dolce. Dai! Sì, dolce. Dolce, dolce. Quindi tu stai a stecca con i dolci in una maniera insopportabile adesso. Sono diventato di una noia mortale a tavola. Che palle! Mangio solo pesce e verdure. No, vabbè. Sì. È amore mio. Lo so, però non si può fare. A volte non si può fare. Tre anni fa pesavo 20 kg di più. Lo so. Non c'entravo qua su. Lo so. Dai. Lo so. Infatti, sei in figurino. Chi te che te lo diceva adesso? Ma amore mio, e te c'entravamo lo schermo. Dai, No. Serviva una telecamera grandangolare proprio. E invece con Antonella Bartolomei. Ciao Antonella. E te sta urlando un massimo che è lungo fino là in fondo. Senti un po', se non avessi fatto il doppiaggio, tu che avresti fatto? Lo sai? Sì, avrei fatto l'agenzia di viaggi. Era io adoro organizzare i viaggi. È una cosa che mi piace. Ma per te e per gli altri? No, sì, per me. Poi se qualcuno vuole che lo organizzo. Certo. E io mi quindi piace tu sei morire. Uno che si mette al computer, si guarda la destinazione. Tutte le sere mi guardo tutto, mi prenoto tutto, faccio tutto io. Anche a lunga scadenza? Assolutamente. Già sto guardando per l'estate prossima. Perché Natale è fatto? Da mo. Vabbè. Io e mia moglie siamo due malati mentali. Due malati veramente. Sì, due malati. E come le scegliete le destinazioni? Cioè, magari una destinazione che ti piace oggi, visto che abbiamo con tanto anticipo. Abbiamo delle cose che vogliamo andare a vedere, quindi sappiamo che
dobbiamo andare a vedere delle cose particolari, quelle cose particolari, sì. Però sai, se capita l'occasione dell'aereo su quella cosa, che comunque è una di quelle che vogliamo andare a vedere, andiamo prima lì, non è che ci svegliamo la mattina, fra due mesi partiamo e andiamo, no, due mesi è già tutto organizzato. Quindi tu riesci a trovare anche delle buone offerte? Assolutamente. Cioè riesci a fare dei viaggi mirabolanti spendendo molto di meno, questo sicuramente è figata, sì. Questo è bello, una bella preparazione, perché sì, però insomma, devi essere un malato mentale, perché sennò devi dedicare un po' di tempo a questa cosa qua, sì, devi, vabbè, come tu che ti fai Radio Cigliano e tu stai a guardare i viaggi, è la stessa è cosa, è la tua passione, è la stessa, no? Cosa, e io bravo, la passione dei viaggi, è bravissimo. Senti un po', con sì, la musica tu come sei messo, nel senso, musica, noi veniamo dai vinili, no? Cioè avevamo, sì, i vinili, il, sì, mangiadischi, quello col pulsante, tutte queste cose qua. Poi si è passati al CD, sì, adesso lo streaming va per la maggiore, sì, c'hai con 10 euro ti metti in tasca, sì, tutta la musica mondiale. Tu questo passaggio lo vivi o è semplicemente una cosa di passaggio per te? No, è una cosa di passaggio. Cioè non è che c'hai nostalgia. Tra 10 anni non parleremo manco più di, vero? Di questo. Staremo, cioè, parlando, sei, di altre cose. Tu sei uno molto adattabile, da quello che vedo. Poi per quanto riguarda la tecnologia, l'ultimo grido, io sto già lì. Stai già là, sì, lo vuoi, sì, subito, sì, vedere. Subito, subito. Pure quei telefoni, se è così? No, quei telefoni no, anche perché tra questo e quello che esce tra due anni cambia molto poco. Cambia molto poco. Però sì, insomma, poi a un certo punto uscirà un telefono che ce fai, che così, sì, e poi lo apri e quello me lo prendo, poi e quello è, la variazione necessaria è quella. Ti ricordi che tempo fa c'era la cosa che l'iPhone gli ha fatto un concept che ti proiettava sul tavolo le immagini in tre dimensioni, c'era quella cosa, sì, là, sì, io, sì, la prima volta che l'ho visto era molto tardi la notte, ero anche rincoglionito, l'ho dato per buono, ho detto questo deve essere mio immediatamente. Una figata, quella è una figata. No, ma non esiste, non, ma guarda, mai, ecco. No, che invece di telefonata appare la persona in carne e ossa e ci parli, capito? Sì, cazzato. Il 90% di quello che fanno oggi non serve a niente, non serve a nulla proprio. Però devo dire, oramai questa immagine insostituibile, qui c'è tutto il mondo. Noi andiamo, non in puoi, giro, non con, puoi avere... con tutta casa. Come i barboni, se resta che vanno a casa, in giro con tutta tu casa. Tu se resta a casa torni a prenderlo? Sì. Sì, eh? Sì. E lo tieni acceso giorno e notte? Sì, la notte lo metto silenziato. Lo metti silenziato, sì, ma lo lasci sempre acceso? Assolutamente sempre acceso. Beh, la prima cosa che prendo la mattina, perché... Guardi che cosa... Beh, la posta, le cose, tutto là. Tutto là. Tutto, beh, lì. Tutto là, lo usano come tutto. Navigatore, è... tutto. È sì, infatti, cioè, navigatore. Poi io sono, per esempio... Tu ricordi il tutto io, città? Io sfrutto molto, per esempio, i car sharing, il moto sharing, eccetera. Ormai si fa tutto così, prenoto, faccio tutto, tutto col telefono. Moto, tu sei un uomo da moto. Sì, anche, tutta la vita. Vivo senza macchina felicemente da 3 anni, come uno che... Spiegacelo, cioè non c'hai la macchina? Non ho la macchina. Tutto con la moto giri? Motorino, motorino. Affitto la macchina quando vado fuori e si può vivere se benissimo. Ti serve a Roma, aspetta, prendi il car sharing. Io vivo anche vicino alla metropolitana, è più facile per me. Certo. Sono in una zona che potevo fare questa scelta e l'ho fatta. Però se ti serve la macchina fai un car sharing, te la prendi... Un car sharing oppure ho una Sixt vicino, la prendi direttamente. È bello, sempre nuova, pulita, funzionante, non paga tua, niente, con l'assicurazione casco, finito, ti prendi e tu, arrivederci. Rapido. Te sei uno anche da rapidi soluzioni, no, però, io affitto tutto, io non voglio comprare niente, io voglio affittare tutto, non voglio comprare nulla, e invece solo la casa. E con i televisori come stai messo? Te ne frega niente di avere il televisore all'ultimo, fico, no, grosso, enorme? È una televisione, quello è vero, però il telefono vede immagini, no, belle. No, perché questo LED, c'ha il LED, basta, no, perché quello c'ha più le cose, 4K, che me deve fare? Nuova, cioè, tecnologia, o escono 3D. Le obba e mi fanno un balletto davanti, no, ma che devo fare con l'ultimo LED, sai, 3D, anche 4D, ma che sai mi frega? Anche, sai anche ragione, sai anche ragione. Allora, l'attore di Friends l'abbiamo detto, grazie del selfie, ci stanno ringraziando. Da parte di mamma, grazie Anna Rita, si stanno salutando anche tra loro in chat, grandissimi. Cosa ne pensi dei nuovi mezzi per vedere la TV come Netflix, Amazon, Infinity? Bello, ma magari ce ne fossero altri, ci danno lavoro. Bene, assolutamente sì. Massimo, sei simpaticissimo, dice Arianna. Sicura? Poi c'è la frase del banjo, la devi dire, Massimo. Oddio, qual è? E ora con l'aiuto del sole vincerò, attacco solare, energia, Daitan, scontro. Se la fai su bianco lo uso come suoneria, please. Su bianco se lo fa. Su bianco se lo fa. Cioè, devo levare la musica. Devo levare la musica. Devi leggere da qua, da Edora però fino a scontro. Con l'aiuto del sole vincerò, attacco solare, energia, Daitan, scontro. Sei se pronto? Lo fai sul bianco non lo dico, Non lo fai? Dai, fallo. Guarda. No, dico, mi fermo a scontro. Te devi fermare a scontro. Perfetto. Te devi fermare a scontro. Allora, vai. Attenzione, registrate, piatevi il minutaggio della trasmissione così sapete dov'è. 3, vado. 2, 1... Ed ora con l'aiuto del sole vincerò! Attacco solare! Energia! Daitan! Scontro!
grandissimo. Madonna, mi sono paura da solo. Madonna, io ho la pelle d'oca. Sì? Sì, sì. Ma per quello sarà perché... Il pinguino ha cominciato a... Che ci stiamo a sciogliere. Ha cominciato a funzionare. Hai capito perché ti ho invitato a questo? Perché ti volevo bene. Ti ho fatto fare una sauna gratis. Quanto costa andare alla sauna? 20 euro? 20 euro risparmiati? Una favola. In diretta su Radio Cigliano, 22.57, dopo cena con Massimo De Ambrosis. Sesto pezzo musicale di Massimo. Beh, vabbè, questa... Che questa c'è è la più bella canzone del mondo, eh sì, scritta da un genio assoluto. Basta, non c'è da dire non altro. C'è da discutere. Aggiungo soltanto, lo dico sempre quando la passo, scritta sulla tovaglietta di un ristorante, sì. Ah, così. E quando poi anni dopo gli hanno detto scusa, ma che vuol dire questa canzone? E che ne so, l'ho scritta là in quel momento. E quindi l'estemporaneità in mezzo a un hot dog e ancili con carne, è uscito fuori questo Queen Bohemian Rhapsody in diretta su Radio Cigliano. Beh, e ci hanno provato in tanti a rifarla, no, e non è possibile, eh. Non è possibile, non è possibile veramente, non è possibile. Anche altri stili, ma non è veramente possibile. Allora, la frase di Benjo l'abbiamo detta. Massimo, cosa ne pensi dell'attore Jason Bateman? Oltre alla serie Ozark che uscirà tra poco, l'hai doppiato anche nei film Juno e Hancock e La festa prima delle feste a fine 2016. Anche i film quelli che abbiamo fatto insieme. Credo di sì. Era lui, no? Sì, era lui. Era lui, mi sa. Sì, era lui, era lui. Beh, bravo. Bravo, bravo attore. assolutamente. Devo dire, in questa serie fa una cosa molto drammatica, la serie Ozark. E... è bravissimo. Ma no, lui è bravissimo, molto bravo. Riesce a piattutto, sì, veramente. Assolutamente. Io questi che so così mostri, che mi passano dal comico al drammatico, so forti, veramente. Forti. Però posso dire una cosa, che siamo forti pure noi che passiamo dal comico al drammatico e andiamo dietro non alla nostra attitudine, sì, personale, sì, ma dietro a degli occhi di un altro che l'ha fatto, sì, magari so più forti loro, sì, no, solo sono più forti perché metterci la faccia è diverso, la faccia è un'altra cosa, la voce è più facile, sì, insomma, però con la voce tua è più facile, no, non è che voglio sminuire il nostro lavoro, con la voce tua è più facile, però sai, quando c'è l'attore, cioè con la voce tua la radio è più facile, lo sceneggiato radiofonico secondo me è una delle cose più semplici del mondo, perché è vero che devi fare il personaggio, ma tu gli dai l'anima, esatto, giusto, con la voce è lo stesso, usiamo col microfono, sì, mentre il doppiaggio io gli devo dall'anima, ma gli occhi sono i suoi, sì, capito? Sì. Quindi secondo me questo ha una valenza molto particolare. È arrivato anche Emanuele Esperpento Natalizzi e anche Federico e anche Michele. Luca De Ambrosis chiede su WhatsApp, ho mandato il link della sigla di Friends dei doppiatori, io non bravo, la posso Luca. Mandare io, eccola qua, io non la posso mandare a video purtroppo perché me la sarei dovuta preparare, ce la sono ricordato tardi di prepararla, però cercatela HTT, va bene, qua c'è un link impossibile da raccontare, però la sigla Friends, di Friends la sigla dei doppiatori italiani, eccolo, digitate perfetto. Friends la sigla dei doppiatori italiani e andatela a vedere perché è carina, veramente merita, stramerita veramente, sì. Grazie Luca. Allora, fantastico da parte di Cristian, che credo che stia sbrodolando per quello che gli hai fatto poco fa. E lo sappiamo, dopo. Ciao, c'è Noemi Gifuni. Ciao, Noemi, come stai? Noemi. Grande, siamo grande, qua. Noemi, a dopo cena con, insieme a Massimo De Ambrosis. Qualsiasi domanda vuoi farci, faccela, scrivicela perché siamo contentissimi. Vienici a trovare. No, qua, Noemi, da questa serata, nella quale io e te siamo due carciofi lessi. Sì. Usciva precisa, tu te la ricordi? Noemi non appassisce mai, è sempre perfetta, è grandissima Noemi, un fantastica. Bacione enorme. Allora, pensate entrambi, ci chiede Donato, che sia un peccato che non vengano più prodotti in Italia sceneggiati radiofonici, nella Svizzera italiana si fanno ancora. Tu li seguivi mai gli sceneggiati radiofonici in radio? No. L'hai mai fatti? No, non l'ho mai fatti. Non l'ho mai fatti. Io l'ho fatti, ho fatto delle cose negli anni però 80 e 90, ho fatto degli sceneggiati, quelli proprio veri che facevi le prove, poi facevi rumori, no? Che se dovevi accartocciare un foglio lo accartocciavi, se dovevi dare una botta la davi, c'era il rumorista in sala che faceva con le porte, le scarpe, il coso, faceva i rumori, era molto bello, devo ucciso dire. Ucciso da tutto ciò dalla televisione. E certo, completamente. Ucciso dalla televisione. Però lo sceneggiato radiofonico è bello proprio. Ha un suo fascino vero, secondo me. È vero. Cioè, secondo me sì. Senti, radio l'hai mai fatta? Radio come DJ, speaker, no. Ti è mai capitato? No, questa è la prima volta che faccio radio.
Sei mai andato in una radio te? No. Ma dai, no. Ma ragazzi, è una primizia. Ma che figata, cioè, no, sto tenendo a battesimo Massimo De Ambrosis. Mai non pensavo radio. Mai fatta veramente radio. E come la vedi la radio te? Cioè, ti accompagna, la usi? No. No, non solo farla, anche fruirla. Guarda, io ogni tanto, sempre da qui, sento, mentre vado in motorino, mi metto la radio nelle cuffie e sento, sento un pochino di radio. E ma non sono un grosso fruitore. Ma ti piace però più il talk o la musica della radio? Musica. Quando vado in giro, musica. E mi rilassa. E la musica tua? Sì. Sei un po' vintage con la musica? Un po' vintage, sì, sì. Quelle radio che mettono musica anni 70-80 sono quelle che ti prendono le più. Quelle mi piacciono. E se dovessi scegliere fra una musica 70-80 italiana o una musica 70-80 internazionale, che sceglieresti? 70-80 internazionale. Ah sì, eh? Sì. Ti piace di più? Sì. Michael Jackson era... Prince, George Michael, Un altro pianeta, ma di che stiamo a parlare, dai. Com'eri tu, un discotecaro da ragazzino? Vabbè, però c'è Gianni Morandi che ha fatto il singolo con lui adesso. Ma gli sta bene. Gli sta bene, sì, veramente. Senti, eri discotecaro da ragazzino? Sì, sì, a voglia. Ti piaceva andare a ballare? Ci andavo. Febbrezza sabato sera, ragazzi, ma quella era l'età, eh? Quella era l'età e quelle era le discoteche erano quelle. Facevo quei balli orrendi lì. Era uno che figurava. Quelle dei Bee Gees, quelle facevo, quelle lì facevo. Grandissimo, grandissimo. Torniamo in diretta su questa canzone che avete, se l'avreste sentita bene sulla radio, qua l'abbiamo dovuta sporcare. E fino all'ultima nota si deve sentire, veramente. Bohemian Rhapsody, un capolavoro assoluto dei Queen, pezzo del bellissimo. 1975, Freddie Mercury. Freddie Mercury è superabile, secondo te, come artista? No, un artista è qualcosa in quel momento storico. È fissato e basta, lì. Ormai è sta lì. Sta lì, è, basta. Questi sono i dischi. Basta, e godetevelo, è come Beatles. Questi sono i dischi. Sì. Beatles o Rolling Stones? Beatles. Tutta la vita? Sì. Tu sei trasgressivo, ti piace il metal, ti piace l'hard rock, ti piace la musica cattiva, diciamo, i Kiss. Guarda, sono anche andato a vedere gli spettacoli dei Ramones. Sì, che facevano un gran casino, tiravano roba al pubblico. Anche quelli ho visto. Vabbè, sei onnivoro tu, veramente. Ma era monnezza, proprio monnezza, però l'ho visti, dai. E adesso ci vai a vedere qualche live, ci riesci? No. Non ci vai più? No. Non ti interessa più? Meno. Che ne so, c'è stato Vasco che ha fatto 220.000 adesso a Modena, i Depeche sono andati a vederli due settimane fa. Lì c'è roba. Vasco, l'incompreso. Io non sono un amante di Vasco, però effettivamente è un grande artista. Grandissimo artista, veramente bravo, e non sono un amante di Vasco. Poi sai, c'è la polemica che non sapeva cantare, ma manco Battisti sapeva cantare, se vogliamo dirla tutta quanta, però dava delle emozioni vere. Ragazzi. Insomma, Vasco è assolutamente intramontabile e indimenticabile. Allora, lo sai che rispetto al tuo il Kenshiro di Massimo è molto più splatter perché si vede tutto? Massimo, ma come hai fatto? A farlo splatter. Lo splatterato? Perché più splatter? Perché c'è più sangue, c'è più cattiveria. Ah, sì? Perché sono andato perché scusa, quello che hai fatto te non era così. No, era così, però io non l'ho visto le OV, però dicono che è più sanguinario, è più splatter, sì. Sì, c'è più... Mazza. Beh, probabilmente quello era il prodotto, ragazzi. Quando un prodotto è fatto così e un motivo c'è, si è venduto e ancora ne stiamo parlando, un motivo c'è. Roberto Chevalietti dice: vai a vedere Orietta Berti. Ti dà un consiglio, c'è proprio il concerto di Orietta Berti, forse in questi giorni sarebbe il caso di andarla a vedere. Vieni anche tu, Roberto, con me, dai. Insieme? Sì, beh, vengo io e vi faccio la diretta. Vengo io con la Steadicam e faccio la diretta al concerto da Berti e la mando in diretta in radio, assolutamente sì. Da Orietta Berti. In diretta su Radio Cigliano 2305, diretta di Dopocena con Massimo De Ambrosis. Settimo pezzo. Ma tu sei sorcino? No. Non sono un amante di Renato Zero. No, assolutamente. Quindi non eri uno di quelli che si strappava i vestiti sotto mia il palco. Mia sorella quando ero piccolo era una sorcina. Quindi ne hai sentita parecchio di Renato Zero. Da lei l'ho sentita, ma io non ero un amante di Renato Zero. Però l'amore della mia vita è un amante di Renato Zero. Ah, c'è del sorcinismo a casa. E infatti l'ho tenuta come settima canzone, prima dell'ultima, perché è proprio un omaggio alla donna della mia vita che mi ha dato due figli splendidi, Elena Masini. E allora ascoltiamocela, perché tra l'altro hai scelto una canzone che ci può fare
qualche domanda ce la possiamo porre su questa canzone, no? Perché adesso te la faccio nei fuori onda. Ascoltiamoci in diretta su Radio Cigliano 23:06 dopo cena con Massimo De Ambrosis. Come settima canzone ha portato Renato Zero e questa è I migliori anni della nostra vita. Quali sono stati i migliori anni della tua vita? I migliori anni della mia vita sono quelli che vivo adesso. Il contemporaneo, sempre il bagaglio che ti porti dietro, che ti porta a vivere adesso. Serve a vivere forse, adesso. No? Serve. Ma il momento adesso. Più bello è sempre quello che stai vivendo in questo momento. Rimpianti? Ma nessuno. No. No, va bene tutto quello che va ho fatto. Va bene tutto. Sì, l'ho fatto. Ho fatto tutto. Anche le cazzate vanno bene. Sono servite. Sì, sì. Sono servite ad essere il massimo tutto. Di oggi, probabilmente. Sì, assolutamente. No? Sì. Tutto, tutto. Ne hai fatte di cazzate? Mettete in fila proprio. Bello, però, insomma, servito tutto, dai. E se dovessimo proiettarci avanti di 20 anni? Se ci arrivo, magari. Vabbè, diciamo che ci arriviamo, dai, incrociamo le dita, porca troia. Lo sai che sono... C'hai un'idea, una visione, o anche semplicemente stimolato dalla domanda, ti viene una visione, un'immagine? Di fra 20 anni? Lascia perdere il doppiaggio, usciamo dal doppiaggio adesso. No, assolutamente no. Il mondo? Di te nel mondo. Di me nel mondo? Del mondo, vabbè. Mi piacerebbe mondo... vedere qualcuno su un altro pianeta. Ti piacerebbe, pure a me. Mi piacerebbe vedere degli esseri umani che arrivano su un altro pianeta. Sì. Bello. Perché è quello che noi non abbiamo, perché è già stato fatto tutto. Tutto 200, 300, 400 anni fa, la scoperta del mondo, abbiamo finito di scoprire il mondo, dobbiamo scoprire qualcos'altro. Qualcos'altro in più. E guarda, io c'ho un rimpianto, io dico sempre che prima o poi se muore e non ci so cavoli. Bello. Ma come sarà fra 100 anni la tecnologia? È un po' me roder culo di non vederla. E tu che sei tecnologico? Fra 100 anni? Te che sei tecnologico come me, non te rode un po'? Beh, un po' sì. Però. Oh. Cioè, questo 10 anni fa era impensabile. No, era impensabile. Vabbè, ma no? Tra 100 anni c'è sarà il teletrasporto, dai. Quello sarebbe figo. Era figata. Pensate, per svegliare 9-2 arriva il turno puntuale. Tu sei puntuale? Io sì, mamma mia che maniaco? Palle. Io sì. No. Sì, io sono puntuale perché trovo che sia una forma di rispetto. Sì. Perché comunque c'è gente che ci si è vestita per stare lì ai 9. No, quello sì, ma puntuale anche come attitudine mentale generale. Nel senso, sei uno puntuale nelle cose, sei uno preciso nelle cose che fai, sei uno sì, scrupoloso. Cerco di essere preciso, sì. Cioè, che ne so, c'hai la cassetta degli attrezzi tutta ordinata. Sì, perché poi voglio trovare subito le cose. Quindi sei uno metodico tu. Sì, perché io ho un mio disordine, purtroppo. Sì. Cioè, nel senso, vedi, la mia scrivania col computer è un gran casino. Però ti posso dire che 3 carte lì sotto ci sta quella cosa. Perché ho il mio quindi ordine. Nessuno ti deve toccare niente. No, è finita. Io se mi tocchi qualcosa sono morto. Hai perso tutto. Ho perso tutto. Arriva la donna, ti ripulisce casa. Aspetta, abbiamo mucchiato tutto là. Io... Sotto sto periodo che siamo sotto ritenute d'acconto. No. Tutto ammucchiato là, come ammucchiato. Però tu c'hai un ordine tuo che deve essere quello. Ho un mio disordine. È tuo disordine. È bello questo, è bello essere un po' disordinati, veramente. Allora, sarai come Giorgio Lopez fra 20 anni, suggerisce Roberto Cerri. Magari Roberto. C'è da Luca De Ambrosis, lo posso dire? Che dice che da parte di mamma è partito un ti amo. Oh, amore mio. Grande. Senti, la famiglia che cos'è? È la vita. È un punto d'arrivo. I figli sono la vita, è la tua immortalità. Il tuo DNA sta lì. Tanto non è che comanda il cervello, comanda il DNA. Sì. Il tuo DNA sta là. Poi vabbè, tu hai figli, quindi. Sì, lo so. È la tua immortalità, non è inutile stare a inseguire cose. La tua immortalità sono i tuoi figli. E come sei come padre? C'hai 30 secondi, c'hai 20 secondi. C'ho 20 secondi. A volte duro, ma. Anche comprensivo? Sì, diciamo che. Aspettami. Renato Zero, i migliori anni della nostra vita, in diretta su Radio Cigliano. Vi ricordo che questa trasmissione la potete trovare su YouTube, sulla pagina di YouTube in HD, fra pochi un paio d'ore dopo la messa in onda, e trovate il podcast su Radio Cigliano. Scaricatevi l'app Radio Cigliano per iOS o Android da tutte le vostre piattaforme per app. Stavamo parlando di Massimo De Ambrosis, padre. Ma sono complementare a mia moglie, nel senso io a volte sono il poliziotto buono e lei quello cattivo e viceversa. Dovete fare un cambio di ruoli ogni tanto, Ma sì, facciamo i nostri ruoli, come genitori è normale, dai. Ma quanto è divertente essere padre? È tostissimo. È tosto? È tosto, è difficile,
però poi con un lavoro come il nostro che ti porta via tanto tempo, sì. Infatti, poi voi lavorate spesso insieme te Elena, quindi siete fuori, state fuori di casa, sì, le stesse ore, sì, spesso, spessissimo, e infatti devi puntare alla qualità e non alla quantità. Quando puoi cerchi di stare con i tuoi figli il più possibile. Infatti un po' mi mancano, perché delle volte ho proprio bisogno di stare un po' con loro. E un augurio che tu faresti ai tuoi figli? Di essere felici. La felicità? Sì, assolutamente. Inseguire solo la felicità. Solo quella? Assolutamente. Deve essere un... Resto solo di cosa, non conta niente. Vero? La felicità. Serenità. La serenità, bravo, la serenità, devi essere sereno. Sì. Ciao Marco, che si è collegato insieme a Francesco, Emanuele e Raffaella. Franca ci saluta, buonanotte a tutti. Grazie Franca di essere stati con noi, stata con noi da Torino. Tra l'altro ho visto che hai scritto che c'è stato un nubifragio, magari ci fosse qua. Perché... Dove? Dove c'è stato? No, ma poi a me mi hanno fregato. A me il meteo.it mi ha dato una fregatura di quelle pazzesche. Cioè? 3 giorni fa ho letto: arriva il freddo dal nord Europa. Mandarino. Finalmente abbassano le temperature. Oggi 39 e mezzo. Se no erano 67. Se non c'era il freddo dal nord ma Europa. Manco Sara. Senti, aspetti un po', te ti piace viaggiare, ma credo che tu abbia visto anche tanta Italia, vero? Sì, tanta. E cosa qual è la parte dell'Italia che ti piace? Nel cuore la Toscana. La Toscana? Sì. Ti piace la campagna? Mi piace un po' tutto, mi piace la montagna, mare, campagna, mi piace. No, aspetta, scegli, mare, montagna o campagna? D'estate? Indifferente. Indifferente. Per anni sono andato in montagna, al mare. Quindi ti trovi bene sia nella passeggiata in campagna che andare a fare un'escursione verso, sì, lungo un lago di montagna. Trovo che ci sia bellezza in tutto. Sbracato anche al mare sotto un ombrellone. Sotto l'ombrellone, perché al sole non. No, vabbè, che guarda, ci andiamo. Io sto peggio, Ma questo è un motorino. Ah, vabbè, questo c'è il sole di motorino. Grande da motorino, sì. È proprio da bitumatore di strade, eh sì. Grandissimo. Quindi insomma ti piace l'Italia, se dovessi dare, stiamo parlando di consigli alla fine, dai un consiglio all'Italia. Un consiglio all'Italia? Amate un po' di più quello che avete, vero? Non ce le curiamo le cose, Io purtroppo non voglio essere sterofilo, però vai in un altro paese, c'hanno due sercetti, due stronzate e te valorizzati, inquadrate col faro qua, là, perché la storia di questo sercio è che quello l'ha tirata, qui c'è il Colosseo e lo lasciamo così. Sì, infatti. Ed è un peccato, perché veramente non ce ne sarebbe per nessuno a livello di turistico. Tu sei mai capitato lungo il Mandrione ogni tanto, quando si torna da Cinecittà, è un must, che troviamo le case, che uno delle quattro mura della casa è l'acquedotto fatto, sì, nel 200 avanti Cristo, no? Stupendo. Meravigliose queste cose. Meravigliose queste ci cose. Riusciamo, in Italia ci riusciamo le a fare buttiamo, però riusciamo a sprecare tutto. E una meta in Italia, se volessi andare, come hai parlato prima, vado a Milano e me la vado a vedere, una meta in Italia culturale? Firenze e Venezia tutta la vita. Tutta la vita? Tutta la vita. Poi io Venezia l'amo particolarmente, perché da 3 anni fa ho scoperto il carnevale di Venezia. Ho visto che... E sì, ci vado adesso. È fisso ormai. Ormai è diventato un appuntamento fisso, è una delle cose più belle del mondo. È come entrare in un palcoscenico, che il palcoscenico è la scenografia, la città. La scenografia è una cosa unica. Senti un po', e invece il tuo rapporto con gli appassionati del doppiaggio? Hai visto che adesso è un fenomeno che prima non era così, non, sì, era così ampio, è diventato proprio un fenomeno, cioè c'è molta gente che è proprio appassionata di doppiaggio. Bello. Magari, sì, no, bello anche perché noi ci facciamo un bel mazzo, quindi non bello, è male bello, questa cosa. Bello. Il tuo rapporto con gli appassionati, che ne so, vai a un raduno, vai a un premio, eccetera, sì, eccetera, e trovi della gente che vuole farsi una fotografia con te piuttosto che chiederti, domandarti, essere social come sono molti, sì, dei nostri amici questa sera qui. Tu che rapporto c'hai? Ma è una passione, quindi è come uno tifoso della Roma che va allo stadio e incontra il giocatore. Cioè, è bello che ci sia questa passione. Ti piace? Sono contento. Sì, non sono uno che vuole stare lì, non è che oddio, mi piace, me ne frega niente. Non sei presenzialista? No, assolutamente, non mi interessa, però sono contento che le persone abbiano questa passione. Vuol dire che insomma, per quello che facciamo a qualcosa serve. Insomma. Senti un po', e chi è appassionato di doppiaggio ogni tanto si presenta.
realtà e si propone anche sì. per fare questo lavoro. Questo non è un lavoro codificato, non c'è un codice per entrare in questo lavoro preciso. Ma se tu dovessi dare a un giovane o anche a un meno giovane, certo non dell'età nostra, ma qualcuno che si vuole avvicinare a questo lavoro, a questo tipo di impegno che dà il doppiaggio, tu che cosa consiglieresti? Guarda, oggi, una volta avrei detto non fate le scuole, andate a seguire i tour. Oggi purtroppo non c'è non c'è più il tempo. Fare una scuola e poi seguire i turni, tanto, perché una cosa che di questo lavoro che si impara è l'orecchio, sentire e rubare tutto a tutti. Io a oggi, che ho 53 anni, ancora continuo a rubare, anche a quelli più giovani di me. Sì. Ancora rubo, perché se c'è una cosa che hanno fatto che mi piace, io sono ladro, la rubo, non me ne frega niente. Che è un po' quello che abbiamo fatto noi da ragazzini, no? Quando ci siamo immersi, certo. Ci davano certo molto più, molta più possibilità di insegnamento, ci insegnavano molto di più. C'erano proprio, ci prendevano, ci dicevano esattamente come dire. C'era più tempo per imparare. Sì, c'era più tempo per insegnare, oggi non c'è più tempo. Non c'è più tempo. Per quello che dico, fate una scuola e poi seguite i turni. Ma che tipo di scuola faresti fare? Una scuola proprio classica e tipica del doppiaggio? Se vuoi fare il doppiaggio oramai sì, perché le tecniche sono completamente diverso. Io ho fatto per esempio la scuola di teatro, ho fatto il laboratorio di proietti e devo dire mi è servito tanto per fare teatro e anche per il doppiaggio mi è servito. Però effettivamente sono due tecniche completamente diverse, sono due cose diverse. Certo, la recitazione devi essere padrone della recitazione. Assolutamente, quello sì. Però poi devi imparare una tecnica al doppiaggio che è diversa da quella teatrale. Sì. Perché c'è proprio una cantilena del doppiaggio, si parla un po' del doppiaggese, no? Che è una specie di lingua che parliamo soltanto noi. Sì. In Italia noi siamo tra quelli pochissimi che parlano l'italiano corretto con tutte le vocali aperte, tutte le vocali chiuse, le giuste. Che dobbiamo fare? Doppiare in romano? No, stavo dicendo, c'è però una cantilena del doppiaggio, c'è una cosa che è diversa da quella della presa diretta, per esempio, dell'attore. Lo so, amore mio, ma noi dobbiamo farci capire dalla Val d'Aosta. No, ma non sto dicendo quello, sto dicendo proprio della cantilena. Cioè, l'attore che fa soltanto presa diretta o che fa teatro, arriva davanti al microfono e si trova spaesato. Io l'ho visti molti spaesati in quel senso. Così. Poi c'hanno il collarino dentro le adenoidi. Bene, cioè fai il tuo lavoro, fallo, va benissimo. Fai la presa diretta. Va bene. Io non vengo mica a rompere con gli altri. Quindi insomma, il consiglio più grosso che puoi dare è quello di frequentare una scuola di doppiaggio, secondo me. Poi seguire tanti turni. Perché almeno dici la tecnica ce l'hai. La tecnica di base devi imparare la tecnica perché sono le fondamenta e poi sopra cominci a recitare. Assolutamente. Ti è capitato di vedere qualche doppiaggio di qualche altro paese, Francia, Spagna, Germania? Sì. E anche di vederli di persona? No, di persona no. Però devo dire che sono molto bravi, i francesi sono bravi. Usano una tecnica diversa da noi. Sì, completamente. Completamente diversa da noi. Forse non sapremmo doppiare in quella maniera noi. No, i tedeschi per esempio non mi piacciono. E mi piacciono gli spagnoli come doppiano e mi piacciono i turchi, ma adesso ti direi perché. Allora, io la prima volta sono stato in Turchia e ti parlo di anni fa perché c'era ancora Raffaella Carrà che faceva il gioco dei fagioli, no? Madonna, un po' d'anni fa in effetti. Allora io andai in Turchia in vacanza, accesi la televisione e sul primo canale della televisione turca c'era Raffaella Carrà che faceva il gioco dei fagioli al telefono doppiata in turco, no. Te lo giuro su Dio. Era un antisignano dei reality che facciamo adesso. Ed era fantastico, perché lei era doppiata, erano doppiate pure le telefonate. Quindi non vinceva nessuno perché quello era un gioco era fatto e lo doppiavano. E l'ho visto, sono rimasto a bocca aperta, ho detto ma questi sono dei geni. E doppiavano tutte, Raffaella Carrà era doppiata. Vabbè, adesso lo facciamo con il boss delle torte e tutte queste altre cose. Esattamente no? Quello. Ma erano tutte i labiali, prendevano tutte i labiali dalla Carrà. Cioè, con dei fagioli doppiati in tutto. Ma che figata. No, questa non me l'aspettavo, questa non la sapevo proprio. Che bellezza. Questa non la sapevo proprio. Quindi, insomma, l'utilità del doppiaggio ha un'utilità, secondo te, anche culturale, come viene detto, o è semplicemente un completamento dell'opera filmica? Beh, per noi è un completamento, perché comunque io per esempio non riuscirei a vedere un film con i sottotitoli, non ce la faccio, io ho un limite, siccome non parlo
francese, non parlo tedesco, non parlo cinese, giapponese. Se vedo un film con i sottotitoli, leggo i sottotitoli e poi quando ho finito, ok, allora rimettimi il film da capo e me lo guardo. Adesso certo, me lo vedo, se no non capisco niente. Sì. Capito? Non lo riesco. Forse a più utile dei sottotitoli è quella cosa che usano in alcuni paesi, tipo la Polonia, eccetera, eccetera, che c'è la voce narrante. Che abbassano, certo, non è bello pure quello. È un'altra cosa. Abbassano completamente la voce, la tengono bassa la voce. Senti, in inglese. Ma noi in Italia siamo bravi a far doppiaggio. Ma perché? Lo so, perché con tutte ma le voci che ci stanno. Ma volete vedere l'originale? Vedetevelo l'originale. Nessuna preclusione. Ma noi fateci far doppiaggio. Nessuna preclusione. Ma sì, dai. Anche perché quanto è lavoro e quanto è gioco il doppiaggio? Beh, quando perché sei il lavoro e non ci so Cristi. Quando okay. sei giovane è un bellissimo gioco, poi comincia a diventare un lavoro perché comunque ti cambia la vita. Ti cambiano tante cose nella vita e comincia a diventare un lavoro. Però io mi diverto ancora. Però se non giochi non ti diverti a fare. No, io mi diverto ancora. Cioè, giocare responsabilmente. Non sempre, mi diverto. Ma tante volte ancora mi diverto. Dai, è sì, bello. Bello. Torni un po' bambino. Tu sei un altro come me che difficilmente ha dei ricordi della vita che non sono accompagnati dalla sala di doppiaggio. No? Non è che c'hai dei momenti. Chi comincia a 20 anni, cioè a 10 anni il doppiaggio non c'era. Noi è difficile sganciarlo dalla sala di doppiaggio. Per noi fa parte della vita. Fa parte della vita. Sì, infatti. Quindi per questo anche ci piace. A me spesso considerarlo un gioco, un gioco nel quale mi devo impegnare e che ha una valenza assolutamente lavorativa, però sì, invece sì, devo divertire. Però è pure vero, Ale, che tante volte quante cose che tu fai lo fai un po' sulle forze, perché sei stanco, perché sei stressato, perché sei arrivato di corsa e lì quanto poi sì, è vero. Lì subentra l'altro, subentra l'attore tecnico sì. che tira fuori la professionalità e gioca meno. Gioca meno qualcosa. Io adesso devo far vedere una cosa. Vabbè, la posso far vedere? Ma dove è fuori quella? L'ha mandata Matteo. Che bellezza. È un contro selfie che ci manda Matteo. Tra l'altro, io ho partecipato e non so chi trasmette stava peggio. Allora, questo è Fight Club. E siete tu e Sandro Acerbo. Che eravate Brad Pitt e Edward Norton, sì, giusto? Esatto. Esattamente. Allora, spieghiamo che cosa è successo con queste foto, perché ci ho partecipato anch'io. Sì, è venuto questo fotografo americano, era... Americano, sì. Era un fotografo americano che voleva fare le foto con riferimenti al film, ai doppiatori in situazioni che ricordassero... Questo per farle vedere proprio in America. Sì, per farle vedere in America. In America hanno un po' di problemi a capire che cos'è il doppiaggio. È stata molto divertente questa cosa, è stata una cosa molto carina, una bella idea. Devi vedere la mia. No, non me la ricordo. Io e Fabrizio Vidali in mezzo alle pecore per Brockback Mountain. Sì, capito? Bella. Sull'Appia Antica, sì, vabbè, sì, è stata sì, tutta sì. pioveva pure tra che l'altro. Vabbè. No, è stata una cosa carina. Grazie molto Matteo carina, per averla tirata fuori, perché questa è carina. L'abbiamo fatta in tanti, mi ricordo Anna Cesareni, Francesco Prando, sì, l'ha sì. fatta la Goraschi, Domitilla, Boraschi, sì. Tanta gente, veramente. Molto carina, è stata una cosa molto carina. Molto carina. Bella idea, stata. Credo che Sandro l'abbia fatta anche, o no, forse Francesco Pezzulli anche sicuramente. Francesco l'ha fatta sicuramente. Che faceva il per non mi viene e quello che doppia Titanic. Lui non so se era Titanic o se era un'altra, però sempre per come si chiama quello della cura della memoria, quello là, capito? Acuti il fosforo, tu lo prendevi quando studiavi? Grazie Matteo, c'è un altro contro selfie, andiamo a vedere immediatamente di che si tratta. Vediamo. Siete strepitosi, grazie da parte di Marco, grazie mille. E c'è una foto da parte di Lillo. Tu lo conosci Lillo Carpino? Lillo Carpino si diverte, che tra l'altro fa i loghi della mia radio, sì. Ed è un grafico che vive alle Canarie. No, ma guarda che ha fatto. No, adesso la devo far vedere bene questa. No, vabbè, la devo far vedere bene. Guarda, allora, che fotomontaggio. Guarda che figata. Lui prende le nostre foto. Sì. E le mette sulle locandine no, dei film americani. Carino. E c'è una pagina su Facebook che si chiama Foto Doppiate, dove sono tutte là dentro. Lui e Vittorio. Allora, mettiamola in onda perché è bellissima. Purtroppo se vede piccola, però la troverete sulla pagina Foto Doppiate di Lillo Carpino. Ma io sono orrendo, ma guarda che roba!
Ma sono inguardabile. Guarda come t'ha acconciato. Ma non si può guardare. Quando l'altro giorno ti chiedevo di mandarmi una foto e tu mi mandavi i primiari stupidi, lui mi smantava, io li mandavo a Lillo. Lillo mi faceva: no, mi serve una foto vera, altrimenti non posso fare il montaggio. Hai capito perché? Ho capito. No, è bravissimo Lillo. Bravissimo. Bella. Foto doppiate, la pagina di Lillo Carpino, Lillo Carpino 2, il profilo Facebook. Se volete chiedere qualsiasi cosa a pagamento. Di Caprio. Grazie. Due rincoglioniti. Grazie. Allora, Sasha dice: Massimo, se non siamo i migliori, possiamo dire che siamo tra i migliori? Diciamolo. Diciamolo proprio, perché... Top 3. La top 3 solo... Non lo so, che ne so, top 3. Top 3? Gli italiani al doppiaggio? Top 3. Dice che siamo top 3 noi. Patto. Topa 3, semmai. Topa 3. Quella è un'altra cosa. Allora, voi pensate che il doppiaggio tolga qualcosa all'originale? Qualche giorno fa vidi una vecchia intervista di Totò dove diceva che un giorno lui vide un suo film doppiato in francese e il film veniva stravolto completamente. E ha ragione, però è anche Totò, è una cosa estremamente particolare. Vabbè, anche noi, per esempio, come ammazzare il capo e vivere felici, loro fanno delle cose che a volte sono incomprensibili per noi. E noi dobbiamo renderle il più possibile fruibili. Purtroppo quello snaturale. Fa parte il film. Però forse non ve lo vedreste il film se non capireste nulla, no? Certe battute. Niente, non capireste nulla. Quindi in questa maniera serve anche ad avvicinare le culture straniere alla cultura nostra. Secondo me questo è l'espediente culturale del doppiaggio, che serve ad aiutare. Allora, io dico che bella Lillo, mancavi solo tu, è arrivato anche lui. Anch'io quando vedo una roba che mi piace la rubo, dice Emanuele, infatti mi cercano in 3 paesi diversi, grande. Vi voglio bene, dice Lillo, ma ti vogliamo bene noi a te. Allora, io adesso vi chiedo di fare un'operazione facile facile. Avete un orologio al polso? Voi ce l'avete, no? Allora io vi chiedo... Portate avanti questo orologio, perché ci volevamo arrivare ma non ci siamo arrivati. Portatelo avanti di 32 minuti esatti, d'accordo? Noi adesso facciamo finta che non siano le 23:28, ma che siano le 23:59:45. E quando io ve lo dico, tutti quanti insieme a me dobbiamo dire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, è mezzanotte del 14 luglio 2017. Massimo De Ambrosis, tanti auguri. 53 anni. E vai! Grandissimo. Grazie. Allora, Massimo, tra l'altro, mi ha fatto... Come buon anno. Emanuele, buon anno. La buttata del dominà, non ci ha preso. Massimo, questa sera su Radio Cigliano, invece di stare a festeggiare a casa sua con moglie e figli, Alessio, sta qua a 95 gradi all'ombra. 95 gradi all'ombra, un caldo della donna. A morire, a soffrire. A morire, per essere con Alessio insieme, a parlare di lavoro. Pensa un po'. Questi sono i cuori per il tuo compleanno che ti stanno mandando. Grazie, la bellissimo. Gente e tutto il pubblico di Radio Cigliano, io voglio veramente che ne mandiate tantissimi di cuori e tanti enormi. Mi auguri a Massimo De Ambrosis per questo, per aver voluto passare i suoi 53 anni, non te la scordi più, i suoi 53 anni in diretta su Radio Cigliano. Manda. Dobbiamo mandare l'ottava canzone mia. L'ottava canzone tua è assolutamente tematica, una delle canzoni, quella più usata al mondo, veramente. Guarda, ammazza, Marco, quanto è brutta, ma dove l'ha trovata? Tu mi hai detto cercamela più brutta che puoi trovare. Ma non pensavo così. Io ti avevo detto guarda, ce n'è una versione di Irene Grandi, ci stanno. No, quella è troppo. Senti. Tanti auguri. Ma che sto, chi è? Nonno Ugo? Chi è che ha cantato questa? Ti giuro, ne ho scaricate 5-6. Ne ho scaricate 5-6 e ho detto, questa, ho detto, questa è tua, è proprio tua, è dedicata. Il coro de Bauli ci sta, no. De nonno Bauli, veramente è favoloso. Qui stanno fioccando gli auguri in una maniera pazzesca da parte di Monica, da parte di Emanuele, da parte grazie, di Donato, grazie, di Cristian, di Sasha, di Carlo, di grazie. Marco. Grazie ragazzi, ritiro il buon anno e mando a Massimo un buon compleanno tra mezz'ora, ma noi qui su Radio Cigliana abbiamo fatto come fanno in alcuni villaggi vacanze, che arrivi là e ti dicono sono le 11, no qua sono le 3 del pomeriggio. come cazzo faccio? Fanno come gli pare. Come e allora, posso? Io direi una cosa, non c'ho la tortina Massimo, ma questa è veramente la prima candelina.
Grande, auguroni, auguri strepitosi, grazie, grazie a Massimo De Ambrosis. Grazie a tutti, grazie veramente, ma grazie di essere qui, perché siamo qui a cazzeggiare insieme ed è bello farlo in un giorno così importante. Mi hai fatto veramente divertire. T'ho fatto anche bere un po' d'acqua. Bello. Adesso io ti devo dare la sola di la bevo, ma tanto la risudo subito. La risudi subito. Io ti devo dare adesso la sola di giornata, perché non t'ho detto, è una sola te devo dare. Però lasciamo scorrere questa canzone così bella, così pregna. La tagliamo? Ma leva sta monnezza. No, perché volevo fartelo fare su questa canzone, che è l'ultima che mi hai portato. Allora facciamolo veramente. Signore e signori, c'è stato Massimo De Ambrosis a Dopo Cena con. Oggi è il 13 luglio 2017. Io lo devo solo ringraziare di cuore, veramente, perché non ce la faccio, Max, la devo levare. No, non ce la posso fare, guarda, rimettiamo a base che è meglio. Io ti devo ringraziare veramente per essere stato qui, per esserti stato prestato, per esserti prestato al gioco, per aver passato 2 ore e mezza veramente, vedi, volano. Mazza, due ore e mezza e non ci siamo fermati in secondo, cioè manco, come dico io, manco la Venier a Domenica Inn sta 2 ore e mezza di continuo poi a dopo parlare. Cena, sta cena che abbiamo fatto una panza veramente eccezionale. Io vi ricordo quali sono i prossimi appuntamenti su Radio Cigliano: sabato alle 16 in diretta con Alessandro Bianconi, forse anche Tiziana Guida, non so se è un Digustis o un Trigustisis, meglio che tu o Juan, e la nostra sfida musicale di gusti e di tendenze, sempre in diretta sabato alle 16. Si va a giovedì prossimo, ultimo dopo cena della stagione, anche perché non si sa, come lo dico sa? Il lunedì o il martedì, non si sa. Vi dico solo che è una faccia un po' abbastanza nota dello schermo cinematografico e televisivo. Basta, non vi dico altro, non vi dico altro, lo saprete lunedì chi è. Dopo cena con alle 21, sempre qui in diretta su Radio Cigliano, e sabato prossimo, se ci riusciamo con una bella puntata, stiamo prendendo accordi, vorremmo fare una cosa particolare in esterna. Sabato 22 ci sarà l'ultima puntata di Du Gusti si smeglie che One, sarà sicuramente un Trigusti insieme a Tiziana Guida, e poi ci salutiamo per le vacanze, se ne riparla, rimandati a settembre, come si dice, no? Tu com'eri a scuola? Ma una bella pippa. No, non è vero. Mai bocciato, mai rimandato? Rimandato sì, 2 volte, poi ho capito come funzionava la scuola. Hai capito il meccanismo? Ho capito il meccanismo e non mi sono fatto più rimandare. Bravo, perché poi a volte si deve fare pure questo. A volte devi ogni essere... tanto bisogna sbattere la capoccia. Secondo te i furbi sono quelli che vanno più lontani nella vita? A volte sì, a volte a volte sì, a volte sì. Però a volte sì, a volte no. Essere un po' smart a volte aiuta. Aiuta, aiuta. Da una bella mano. Aiuta. Grazie a tutti per essere stati con noi, e adesso diamo la sola a Massimo De Ambrosis. Massimo, sì. Chiudi la puntata. Oddio, che devo fare? Cazzi tuoi. Io devo chiudere la puntata. Ma no, con ciao, Cioè, che devo articola. Fare? Cioè? E che ne so? Ah, devo dire cose? Dille. No, veramente. Che cattiveria questa. Lo so, è una cattiveria mia. Ma non l'ho mai fatta la radio, dai. Ma non è radio, è vita. È vita. È vita. Ma vabbè. Mettete più a favore. Allora, divertitevi e cercate di essere sereni. Godetevi quello che avete. È inutile stare lì a inseguire qualcosa. Vabbè, eri fuori telecamera solo per quello. È inutile che cercate di... smaniate per inseguire qualcosa, godetevi quello che avete, perché quello che avete è bellissimo e il momento più bello della vostra vita è questo. Grazie, buonanotte, io torno a casa, mangio una cosetta e vado a dormire. Ce l'ha una torta che ti aspetta? Speriamo. Può essere speriamo, che c'era. Non tu so. Mi sa che domani mattina dico certe occhiaie. Sì, to guarda. Veramente. Grazie per essere stati grazie con noi. A te, grazie a tutti. Chiudiamo prima la radio e poi Facebook. Buonanotte, ci vediamo sabato con Du Gustis, giovedì prossimo ultimo dopo cena, sabato prossimo ultimo Du Gustis. YouTube, trovate il video. Ciao, buonanotte. Ciao, a tutti. Ciao. Ciao. E adesso chiudiamo anche con finisce più. Ancora. Questo è Facebook. Questo è Facebook. È quello che io non ho. Io quello non ho Facebook. Però c'è il tuo figlio. Non ho Facebook. Sì. Poi un giorno ti chiederò, in una volta che torni, come sei col calcio te. Sì, perché non te l'ho chiesto. Ma adesso basta. Siamo arrivati completamente. Buonanotte a tutti. Ciao, grazie ciao, per essere ciao, stati grazie. Con noi. Ciao.